Poi, in quella stessa occasione, questa volta non quando scende, ma quando riesce dalla procura e torna sul camioncino, rivelerà ai giornalisti che lui non ha attentato al Papa per il suo gruppo di lupi grigi, come avete spiegato poco fa, no? Ma lo ha fatto perché contattato dal. E io qua, se io fossi stata nella famiglia di Emanuela, avrei preso il tavolo e l'avrei rovesciato perché ho detto andata a f***. Buonasera ragazzoni, buonasera e benvenuti in questa maratonciolona dedicata a Emanuela Orlandi, un caso che mi ha fatto veramente bestemmiare. Quando dico bestemmiare intendo porco il clero e quando dico porco il clero intendo esattamente quello che sto dicendo. Allora, di cosa parliamo oggi? Parleremo della scomparsa di Emanuela Orlandi, un caso che sicuramente tutti voi conoscete, tutta Italia conosce, almeno anche solo per sentito dire, magari non tutti conoscono i vari particolari, tutti i passaggi, ma è un caso che ha fatto storia in Italia, è un caso che ha sconvolto l'Italia, d'altra parte, soprattutto per tutto quello che poi ci è girato intorno dopo la scomparsa della povera Emanuela. E esatto, la serie ha aiutato parecchio a riportarla alla ribalta. Infatti la serie di Netflix, che devo dire è fatta molto bene, a me è piaciuta molto, anche se chiaramente non può andare nei particolari di tutto, ma noi siamo qua apposta. Viva l'accento dei dialetti che ci contraddistinguono, infatti bellissima! La serie Netflix è fatta davvero molto bene, a me è piaciuta molto, soprattutto perché cioè, hanno fatto tutto dal punto di vista della famiglia, dal punto di vista dei giornalisti che hanno lavorato a questo caso, e devo dire che per una volta assisto a dei giornalisti che, cioè, non stanno lì a fare la gogna, ma stanno lì a fare davvero giornalismo d'inchiesta. Si parla anche di anni fa, però è un bel vedere. Ogni tanto è bello vedere dei giornalisti che si danno da fare, fanno il loro lavoro fatto bene. Serena Netflix è carina. Sì, tra l'altro è anche molto aesthetic. L'ho trovata molto bella anche da guardare, proprio come. Cioè, ti restituisce l'emozione della famiglia, che non sempre si riesce a comprendere da una semplice intervista. Cioè, il fatto che loro si soffermino anche sull'angoscia, la trepidazione, l'attesa, il tempo che passa, il fatto che loro si sentono assolutamente impotenti, che tutta questa situazione è stata presa in mano da persone più potenti di loro e loro rimanevano così, senza sapere nulla. E la percepisci molto bene l'emozione da quella serie, quindi davvero mi è piaciuta tanto. Allora, esatto, no, non deve finire nel dimenticatoio, ma non lo finisce nel dimenticatoio. Io non mi preoccupo, scusatemi se magari qui sono cinica in questo discorso, non mi preoccupo che il caso Emanuela Orlandi finisca nel dimenticatoio. Mi preoccupo di più del caso Gregori e del caso Skerl che finiscano nel dimenticatoio. Perché purtroppo, e anche tantissimi altri, perché quando un caso diventa mediatico, difficilmente poi finisce nel dimenticatoio. Il problema sono quei casi altrettanto gravi, altrettanto importanti, che però non raggiungono l'eco mediatica di tanti altri, perché magari non ci sono di mezzo delle faide internazionali, non c'è il Papa, non c'è l'attentatore del Papa, non c'è la banda della Magliana, non ci sono tutti questi personaggi incredibili e anche altrettanti personaggi incredibili che poi danno risalto alla vicenda. E mi dispiace anche molto vedere. Esatto, ci sono tantissimi casi dimenticati. Sinceramente, il caso Orlandi non credo che verrà mai dimenticato, visto quanto ha fatto parlare di sé e quanto. Io una cosa però mi preme.
Quando si parla della scomparsa di Emanuela Orlandi, e anche oggi purtroppo finirà così, non si parla di Emanuela Orlandi. Cioè, si parla di tutti gli altri personaggi che ci ruotano intorno, ma Emanuela scompare. Cioè, non c'è, in questo caso, adesso sono sincera con voi, per quanto siate tutti gasatissimi per questo caso, e io stessa riconosco che sia un caso super interessante, ma non c'è nessuna psicologia, non c'è. Non c'è personalità, non c'è emozione, non c'è. C'è solo un mero intrigo di gente che fa altri interessi, che ha scelto Emanuela random, probabilmente solo perché era una cittadina vaticana, ed Emanuela sostanzialmente non c'entra niente in tutta la storia in cui è stata messa in mezzo. E a me dispiace questo, ragazzi. Mi dispiace che di Emanuela non si parli. Si parla di tutto ciò che ci sta intorno, ma non di Emanuela. E io vorrei ri ricordarvi che questa ragazza, che aveva 15 anni e aveva tante passioni e tanti progetti, ed era una ragazza normalissima, come millantamila quindicenni che incontriamo tutti i giorni, che sono magari i vostri parenti, i vostri figli o voi stessi. Emanuela era una di noi. Una di noi. Potrebbe essere successo a chiunque quello che è successo a Emanuela. E io sinceramente vorrei sentire parlare un po' di più di Emanuela e un po' di meno di mafia, di papi, di cardinali, di soldi, di. Sono sincera, Però purtroppo la storia è diventata famosa non tanto per Emanuela, ma per quello che poi è emerso dopo. No, Ramona, guarda, penso che lo pensiamo tutti questo. Bisogna parlare di tutti i personaggi intorno, perché comunque bisogna distogliere l'attenzione di tutti dal fatto che una ragazzina è stata rapita, violentata, fatta a pezzi per chissà quale motivo. Non lo sappiamo se è stata rapita, violentata, fatta a pezzi, e questo non lo sappiamo, Edo. Bisogna perdersi in intrighi narrativi per far dimenticare che cosa hanno fatto. Ma nel senso che Edo, qui il problema è che ci si dimentica della persona, perché ovviamente quando arrivano i VIP, i personaggi importanti ad aver fatto del male, ci si concentra molto di più sui personaggi importanti che hanno fatto del male, su quello che è sconvolgente da parte di tutti gli intrighi che poi sono venuti fuori attraverso la scomparsa di Manuela, ma non si parla di Manuela, è questo. Molto probabilmente è vero che è stata fatta a pezzi. Non ne abbiamo la certezza al 100%. Probabile, è probabile, tristemente probabile. Comunque, ragazzi, sappiate che adesso non so se già domani, perché devo ancora sistemare tutta la puntata, ma ovviamente daremo anche il giusto spazio a Gregori e Skirl, perché sono casi che molto spesso seguono Emanuela Orlandi e ovviamente meritano anche loro il loro spazio. Una volta tanto qui ci sono robe occulte, ci sono sempre. Raga, allora, parliamoci chiaro. I cold case non esistono. Esistono le indagini fatte di merda o le indagini fatte in insabbiamento. O esistono i geni del crimine, ma sono dei casi rarissimi, soprattutto con la tecnologia. Adesso questo è un caso che effettivamente c'ha degli anni, però ad oggi, se i casi rimangono freddi, se rimangono dei gialli, molto probabilmente c'è qualcosa che non va da parte di chi ha fatto le indagini. Perché i geni del crimine esistono, ma rarissimamente. Ora, considerato quanti casi in Italia rimangono cold case o non rimangono cold case, perché ovviamente si cerca sempre il colpevole di turno, anche se no, non è quello giusto, ma chi se ne frega, basta avercene uno. Non è il genio del crimine che ha vinto su tutti ed è inacciuffabile, inarrestabile, Lupin Lupin. È che c'è della gente che ha degli interessi nel far insabbiare la verità, nel inficiare le indagini, nel non portare avanti i lavori fatti nel modo giusto e alla fine mistero, oppure Bossetti. Questo è purtroppo, questo è. Dunque, Emanuela, sappiamo poco di Emanuela, effettivamente, come già vi ho detto. Emanuela Orlandi era una ragazza di 15 anni, che scomparve nel nulla il 15 giugno del 1983, quindi stiamo parlando di parecchi anni fa, ormai sono
40 anni e ad oggi non sappiamo esattamente che cosa sia successo a Emanuela, anche se purtroppo ormai si può intuire che Emanuela non ci sia più. Lei è nata il 14 gennaio del 1968 da suo padre Ercole Orlandi, che è un commesso della prefettura della Casa Pontificia, e Maria Pezzano, che è la sua mamma. Lei viveva con la sua famiglia all'interno delle mura di Città del Vaticano e non è una cosa comune, cioè voi sapete tutti che Città del Vaticano è uno stato a sé che ha come capo dello Stato, il Papa, il Pontefice, e lo Stato Città del Vaticano è piccolissimo perché, se non sbaglio, è un chilometro quadrato, cioè è proprio poco, poco, poi picciolo, picciolo dentro Roma. E all'interno vi abitano praticamente solo membri del clero. Ci sono delle abitazioni laiche, solitamente adibite a quelle persone che lavorano appunto per il Papa, per il Vaticano, che lavorano per il clero, ma sembra che ad oggi ci vivano appena 100 laici all'interno delle mura vaticane. Quindi, trovare una ragazzina di 15 anni originaria di Città del Vaticano effettivamente non è una cosa così comune. Quindi, Emanuela, quando avete visto il documentario Vatican Girl, il fatto che la chiamino Vatican Girl è la sua specialità e probabilmente è proprio questo l'unico motivo per cui è stata rapita e per cui poi probabilmente è anche fatta sparire. E questo è triste, questo è estremamente triste, perché cioè, tu sei stata rapita, torturata probabilmente, perché in un modo o nell'altro comunque è una tortura, uccisa, soltanto per interessi che vanno assolutamente oltre quella che è anche la tua comprensione, e l'unico motivo per cui sei stata rapita è che tu sei nata lì. Quindi nulla a che fare con quello che puoi aver fatto, quello che puoi essere in qualche maniera. Cioè, è stata scelta per questo. Assurdo. Tra tante altre, non ce ne sono tante altre, Giacomina. Ci sono solo 100 laici che vivono all'interno delle mura vaticane. Quante quindicenni possono esserci tra 100 laici? E quello è il problema. Esatto, l'unica colpa, cioè l'unico motivo per cui è stata scelta come vittima è quello. Ed è pazzesco, pazzesco. Comunque, lei vive con la sua famiglia, ovviamente, e i suoi fratelli. Aveva quattro fratelli, la sua famiglia è numerosa, erano cinque in tutto. E questi quattro fratelli sono Pietro Orlandi, che è sicuramente quello che conoscete meglio tutti quanti voi, perché Pietro è colui che più di tutti ha lottato per far conoscere la storia di Emanuela, per avere giustizia appunto per Emanuela, per scoprire quello che è successo. È il volto di Emanuela Orlandi sostanzialmente, poiché lei appunto purtroppo non ce lo può più mettere. Poi c'è anche Natalina, c'è Maria Cristina e Federica. La famiglia di Emanuela, tra l'altro, non è che è andata a vivere al Vaticano di recente, ma hanno servito ben sette papi in tutte le loro generazioni. Quindi sappiate che è una famiglia che ha una lunga tradizione di dedizione verso il clero, verso la Chiesa Cattolica, verso il Vaticano. Per cui dovete anche considerare in tutta questa storia il contesto, cioè stiamo parlando di una famiglia nata e cresciuta da generazioni tra le mura vaticane, dove per loro il Vaticano e la Chiesa erano dei baluardi di certezze. Quindi sappiate che tutto quello che succede in questa storia ha come punto fermo il fatto che la famiglia Orlandi si fidasse ciecamente della Chiesa Cattolica, delle eminenze, del Papa, dei cardinali, cioè per loro erano persone buone, con buone intenzioni, che sicuramente erano lì soltanto per aiutarli. Ok, piccola premessa. Ora, quel poco che possiamo sapere di Emanuela
è che amava la musica leggera, in particolare lei amava le canzoni di Claudio Baglioni e studiava appunto musica perché le piaceva molto, quindi studiava flauto traverso, pianoforte, andava in un'accademia di musica e faceva anche canto corale. Lei aveva appena finito il secondo anno del liceo scientifico, era stata rimandata in latino-inglese, se non sbaglio, e studiava appunto presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II. Una ragazzina come tante, ragazzi, come vedete, non era eccelsa negli studi, era stata rimandata, ma ci sta, raga, dai. È normalissima, è una ragazzina veramente normalissima. Solo che il 22 giugno del 1983, normalissimamente come sempre, Emanuela doveva prepararsi per questo saggio di musica che aveva a fine anno con la sua accademia. Tra l'altro era anche molto contenta di fare questo saggio, ma era anche molto preoccupata di farlo bene, quindi di prepararsi per bene, quindi ci teneva assai. E quindi che fa? Prende la custodia del flauto, prende la sua borsetta e chiede a suo fratello Pietro di accompagnarla fino alla scuola di musica per darle un passaggio, anche perché, raga, quel giorno era un caldo della Madonna e si pensa che facessero tipo 37 gradi in centro a Roma e vi assicuro che è bellissima l'estate, ma non quando sei attorniata da cemento e sempre pietrini. Comunque, lei frequentava l'Accademia di Musica scusatemi, Tommaso Ludovico da Victoria, che si trova in Piazza Santa Apollinare, giusto per darvi un'idea. Siamo nell'83, 22 giugno 83. E quindi quella era la sua scuola, che tra l'altro ci andava spessissimo. Pietro però non acconsente a darle questo passaggio, perché pure lui quel giorno gli pesa il culo, sostanzialmente solo per questo motivo, per pigrizia. Quindi lei, anche un po' innervosita per questa negazione da parte del fratello, se ne esce abbastanza, come si dice in Romagna, a culo dritto, cioè con un po' di rabbietta nei confronti del fratello che non l'ha voluto dare il passaggio, quindi se ne va sbattendo la porta anche un po' così, un po' smaronata. E pensate che questa è l'ultima immagine che fratello Pietro avrà di lei e anche di tutti gli altri familiari, quindi ecco, non è sempre i sensi di colpa che ce n'ha di sensi di colpa lui tantissimi, infatti lo dice spesso. Certo è che non credo che sarebbero cambiate le cose, perché Emanuela arriva alla scuola di musica, lei va a lezione di musica, ma quello che sarà poi problematico è quello che succede dopo. Per cui io mi sentirei anche di dire che Pietro può sentirsi sereno, perché d'altra parte, anche se le avesse dato un passaggio, probabilmente non sarebbe cambiato il finale di questa storia. Comunque, se ne esce da sola, sono più o meno le 16:35. La lezione di flauto era dalle 17 alle 18, mentre quella di canto corale era dalle 18 alle 19. Ma sembra, e ancora bisogna capire perché, che Emanuela abbia saltato gli ultimi 10 minuti di lezione, perché alle 10:50 arriva una telefonata a casa Orlandi. Vi ricordo che non c'erano i cellulari, quindi ovviamente questa telefonata è arrivata da una cabina. A me questa cosa delle ultime parole mette sempre un'ansia tremenda, ho sempre paura di dire cattiveria a una persona che potrei non rivedere mai più. È infatti per questo che è importante cercare di essere sempre gentili. Ovviamente l'avevano già scelta da tempo e sarebbe stata rapita comunque. Sì, è probabile che l'avessero scelta da tempo. Se almeno le verità che emergono sono quelle, sì. Insomma, lei chiama a casa, telefono fisso di casa, risponde la sorella Federica. E Emanuela, non essendoci i genitori, parla con Federica e le racconta che un uomo l'aveva avvicinata sotto la scuola di musica, presentandosi come un rappresentante dell'Avon, che ancora oggi utilizzano questo metodo delle vendite porta a porta, no? Con le rappresentanze. Blue Price! Sei qui! Ciao! Ci stavamo tutti preoccupando. Ok, sta bene la tonna. Sta bene. Tonna!
Cosa fai? Sparisci senza dirci niente? Cioè, ci eravamo preoccupati, Blue Price, cioè sei con me da 2 anni, tutti i giorni, sempre, ogni sera. Cioè, mi manca l'appendice se manchi tu, capisci? Cioè, non posso vivere così. Blue Price, vergogna. Scherzo, sono felice che tu stia bene. Davvero molto. La tonna è tonnata, esatto, è tonnata. No, ma non eri mai sparita, e quello è il punto. Se sparisci ogni tanto e lo capi, vabbè, ma non eri mai sparita, tu eri sempre con me. Questo che cosa succede? Per fortuna. Ok, scusatemi. Parentesi, zietta Buga che si preoccupa. Comunque, tutto a posto. Dicevo, questo uomo, almeno lei racconta al telefono alla sorella che c'è questo uomo che si presenta come rappresentante dell'Avon che le vuole proporre un lavoro di volantinaggio. Questo lavoro di volantinaggio doveva svolgersi durante una sfilata di moda. Ciao Mao, sei tornato. E questa sfilata di moda, appunto, si teneva presso l'atelier delle sorelle Fontana e avveniva da lì a pochi giorni e lui gli ha proposto anche un pagamento molto 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 ingente per la mole di lavoro, ovvero ben 375.000 lire per una giornata di volantinaggio e vi assicuro che sono tanti, soprattutto perché dovete pensare che siamo nell'83. Questo è il motivo per cui tutti i giorni saluto i miei figli e mio marito con un bacio e un augurio che la loro giornata vada bene. Non sopporterei mai di sapere che le mie ultime parole sono state cattive a causa di un litigio o di una mia paturnia mestruale. Sei super dolce, super dolce. Erano tantissimi. Infatti, anche il fatto che ci sia una proposta di denaro così ingente, forse già ci fa capire che. Esatto, sono 500 euro di adesso, forse anche 600. Per una giornata, vero, fa gola, però d'altra parte bisogna anche chiedersi dov'è la gabola. Ma chiaramente, 375.000 lire, Ludwig. Insomma, poco dopo le 19, la sorella Maria Cristina, la sorella di Emanuela e altri amici che avevano in comune, la stavano aspettando perché avevano un appuntamento, si erano messi d'accordo di incontrarsi vicino a Castel Sant'Angelo con Emanuela. Quindi Emanuela all'uscita della lezione di musica si sarebbe dovuta recare vicino appunto a Castel Sant'Angelo per incontrare la sorella Maria Cristina e gli altri amici. Ma Emanuela non arriva, non arriva, non arriva. E quindi a un certo punto Maria Cristina tornerà a casa per appunto verificare che Emanuela sia tornata, si era dimenticata l'appuntamento. Vi ricordo che la vita senza cellulari, io ogni volta che leggo queste storie mi devo ogni volta ricordare che no, è vero, non c'erano i cellulari. Perché con i cellulari sarebbe stato tutto molto più semplice. Sofia e Leda, ti invidio assai. Comunque, dopo la telefonata fatta a casa con cui ha parlato con la sorella, Emanuela aspetta l'uscita delle altre compagne dalla lezione di canto e insieme a due di queste sue compagne, nonché Raffaella Monzi e Maria Grazia Casini, insieme raggiungono la fermata dell'autobus in corso Rinascimento. E per ammissione di queste due ragazze che poi diventano testimoni, Emanuela parlò della proposta di lavoro dell'Avon, perché era tutta gasata per questa proposta di lavoro. E le ragazze le dicono: cioè, Emanuela, però è un po' stranina questa cosa qui, sta attenta. E quindi lei dice: no, ma non vi preoccupate, adesso quando arrivo a casa poi chiedo il permesso ai miei genitori prima di dire di sì, e comunque sappiate che farò attenzione ad evitare brutte sorprese. Bluk, sono felicissima di farti compagnia mentre crei opere d'arte. 500 euro per un volantinaggio, personalmente non ci vedrei niente di positivo, è palesemente una truffa, ma ricordiamoci che Emanuela aveva solo 15 anni e non è che fosse una persona cioè non era di quelle persone che prima pensano male, poi quando sono tranquillizzate, ok, si fidano. Cioè, Emanuela è nata in una famiglia dove c'era grande fiducia anche nel sistema, non è abituata alle truffe, non è. E poi ha solo 15 anni. C'era una fiducia diversa. Erano altri tempi, le quindicenni erano diverse da oggi. Sì, assolutamente. E dovete anche considerare il contesto di Emanuela, che non è un contesto
diciamo, scontato, ecco. Famiglia molto credente, lavora per il Vaticano, vissuta all'interno del... Oh, tra l'altro io ho scoperto sta cosa che, non so se è ancora così, magari qualcuno lo sa, io non lo so, ma dicevano che le mura vaticane venivano chiuse a mezzanotte. Quindi tu a mezzanotte o eri a casa tua o non ci tornavi fino alla mattina dopo. Ecco, considerate anche questo, cioè una quindicenne ragazzina che è abituata al fatto che ci sia un coprifuoco normale nella sua vita. Quindi è un modo diverso di vedere il mondo. È inutile se voi crescete e vivete in un luogo dove a mezzanotte si chiudono i cancelli, tu non puoi più uscire, perché a meno che non dormi fuori, ma a quell'età, raro. Quindi, cioè, anche il tipo di vita è molto più morigerato. Era così anche una ventina di anni fa, ora non so. Io non lo so se adesso è ancora così, però all'epoca sì, e quello ne sono certa. Sì, è una fortezza. Vai Silvia, che bello che vi rilassate. Con il convitto delle suore di merda. No, vabbè, dai. Il convitto è anche un ambiente, cioè almeno io da chi conosco che è stato in convitto si è sempre molto divertito. Poi vabbè, si divertivano ovviamente per gli scherzi delle suore che... C'è Ponzi Ponzi Poropo. Per Gingioballo. Avrei detto Gingioballo. Intendo i mesi che sono stata abbonata al canale. Perché i bambini no. Tranquilla Ellie, t'avevo capita. Cosa ne pensi degli sforzi del fratello che dopo tutti questi anni continua a cercare la verità? E beh, d'altra parte, Alessia, penso che sia una cosa che non puoi dimenticare. Cioè, nel momento in cui ti viene portata via la sorella, la figlia, in questo modo e nessuno ti dà risposte, tutti ci girano intorno, tutti ci marciano sopra, tu sei totalmente impotente. Poi scopri che sotto c'erano dei malghini incredibili. Cazzo, non mi arrenderei io, nemmeno io fino alla morte. Quindi credo che il fratello Pietro stia facendo una grande opera e credo che non possa fare altrimenti. Perché proprio... Non si dà pace lui, poverino. E lo capisco bene. Infrared, grazie mille per la sub regalo. Grazie davvero. Grazie Falegnoma, grazie a tutti. Per non averla accompagnata. Lui si pente molto di non averla accompagnata, è vero. Tuttavia, io ritengo che non avesse fatto la differenza. Cioè, non avrebbe fatto la differenza. Questo è il punto. Alessia, sei impazzuta oggi. Tanto amore, Alessia, tanto amore, tanto amore. Per noi figli unici è più facile dirlo. Sì, però io penso anche a una sorella come può essere una migliore amica. Cioè, se la mia migliore amica scomparisse in questo modo, io non mi darei pace fino alla morte. Cioè, siamo impazzuti. Non puoi arrenderti, non puoi morire con il dubbio di che fine ha fatto tua sorella. Non puoi, non puoi. Comunque, cosa succede? Eravamo arrivati che lei era alla fermata dell'autobus con le sue due compagne di scuola di musica, Maria Grazia e Raffaella. Allora, Maria Grazia e Raffaella prendono due autobus diversi in due direzioni diverse perché appunto vanno a casa loro. Mentre, a detta di Raffaella, Emanuela non sale sull'autobus insieme a lei perché dice che è troppo affollato. E che avrebbe preferito aspettare quello successivo. Mi fa molto piacere sapere che dall'83 ad oggi i tempi non sono cambiati. Sappiate che a Roma, soprattutto d'estate, quando si riempie di turisti, diciamo un po' primavera, quando c'è quella... ci sono sia i romani che i turisti, è impossibile riuscire a trovare un autobus che non sia un pigia pigia e tante volte devi proprio accettare di essere schiacciato tra la folla e quasi tra le porte che si chiudono, che molte volte, non so se siete di Roma o siete mai stati a Roma come turisti, sono impossibili gli autobus, esatto, Sailor Moon, e tu tipo provi a entrare ma c'è il muro, quindi tu ci provi, poi ci sono le porte dell'autobus che non riescono a chiudersi perché tu ci sei in mezzo e lì è la fiera della palpa. Perché quando è così, docoio coio, sento che è morbido, allora faccio così, no? Ovvio,
Non io, purtroppo i molestatori all'interno dell'autobus adorano queste situazioni perché sono perfette per loro. Vivo a Roma da anni ormai, non so quante volte sia capitato di dover tornare dall'università a aspettare per l'autobus anche un'ora e mezza perché quello precedente era troppo pieno. Esatto. Poi tu dici, no? Tu ti credi? Dici, dai, questo è troppo pieno, aspetto il prossimo. Passa un'ora, 2 ore, ma non dovevo arrivare tra 20 minuti. Ciao. Roma è bella perché è un casino. Sono ragazzi che si scrivono giorni fa per sapere dove collegarsi. Ciao, Sherra! Comunque, alcune cose del Vaticano sono particolari. Particolari direi che è quasi un complimento. Comunque, da quel momento, probabilmente le sue due amiche sono state l'ultime a vederla viva. Le ultime che hanno testimoniato, chiaramente. Sono altre persone ad averla vista viva, ahimè. Ma da quel momento si perdono completamente le tracce di Emanuela. Quindi, la sorella Maria Cristina, che la stava aspettando insieme agli amici, no, a Castel Sant'Angelo, non vedendola arrivare, rientra a casa. Ma non è particolarmente preoccupata perché è praticamente sicura che Emanuela avesse dimenticato l'appuntamento e si fosse recata direttamente a casa. Quindi, quando entra, dice: Oh, ma Emanuela è rientrata? No. Mannaggia, e sono già le 21:30. E le 21:30, come dice anche Pietro in molte interviste, non è un orario normale in cui la gente sia in giro senza dirti dove sta a casa Orlandi. Per cui scatta il panico. Scatta assolutamente il panico. Quindi escono per cercarla, tornano alla scuola di musica, cercando di fare il tragitto che ha fatto lei quel giorno per riuscire a rintracciarla da qualche parte. Chiamano anche tutti gli ospedali, perché solitamente è la prima cosa che si fa quando qualcuno scompare, ma nessuno sa niente, non l'hanno vista, non è in nessun ospedale, non la trovano. Quindi decidono di andare a sporgere denuncia di scomparsa. Ma, e qui arriva il solito copione, raga, credo che non ci sia neanche bisogno di raccontarvi che cosa è successo adesso quando loro vanno a sporgere denuncia. Ditemelo voi che cosa hanno detto i carabinieri alla famiglia Orlandi quando hanno sporto denuncia, quando hanno richiesto di sporgere denuncia. Intanto vi ringrazio. Bravissimi, bravi, ci avete preso tutti, tutti, ma bravi, vi vedo preparati, conoscete già le storie. Là, tutti in coro, sono passate troppe poche ore, allontanamento volontario, ma una ragazza sta andata a fare la fuitina, certo. Infatti gli dicono no, è troppo presto per sporgere denuncia, perché ovviamente le prime ore non sono fondamentali, no? Chi se ne frega, facciamole passare così magari poi riusciamo anche a lavorare peggio dopo. E quindi è troppo presto, li mandano via. Quindi il fratello Pietro e il cugino di Emanuela, che si chiamava anche lui Pietro, sono costretti a girare per tutta Roma in motorino e andare in giro a mostrare le foto di Emanuela a chiunque incontrassero. Cioè, d'altra parte, che fai? Ti vai a letto? Rimani con le mani in mano? E qualcosa cerchi di fare, qualunque cosa, anche se non ha senso, anche se, cioè, stai andando alla ricerca della botta di culo estrema. Ma d'altra parte, cosa vuoi fare? Non dormi mica. Non è che ti stai a casa a prendere la tisanina davanti alla serie TV, cioè. Te muovi, qualcosa devi fare, non riesci a star fermo, giustamente. Però, ovviamente, è stata inutile la ricerca in questo modo. Il mattino dopo riescono finalmente a sporgere denuncia e i carabinieri accettano la denuncia questa volta, grazie a Dio, però con remore, nel senso, ma signori, ma state tranquilli, ma io non mi preoccuperei. In fondo, sentite bene cosa gli hanno detto. In fondo, guardando la foto di Emanuela, beh, non è neanche una così bella ragazza, quindi d'altra parte, chi è che la rapisce una così? Io vi giuro che se fossi stata nel padre di Emanuela, gli avrei dato un pugno. Cioè, così, pa! Adesso denunciami per qualcosa. Che merda, è un complimento! Io vorrei sapere il nome dell'appuntato che gli ha detto questa cosa.
Cioè, a parte l'assenza di tatto, ma soprattutto, che cazzo di senso ha? Non ha senso! Cioè, non è che vengono rapite solo le belle ragazze, ma per l'amor del cielo! Raga, qua andiamo veramente all'apice della merda umana e di chi non ha assolutamente nessuna intenzione di fare il proprio lavoro. Il cervello in lavatrice, ma credo che a questo punto mi chiedo se sono addestrati in accademia a rispondere così. Probabilmente gliel'hanno insegnato in accademia. Non lo so, a qualcuno ha fatto l'accademia Carabinieri? Mi può dire se veramente vi insegnano a sminuire sempre tutto e poi nel momento in cui non ci riuscite a inventarvi scuse, tipo è brutta, allora non sa prendere nessuno. Cioè, ma che è? Tra l'altro, poi voglio dire una roba, che cosa hanno visto loro? Perché io vedo una bellissima ragazza qua, cioè, non riesco a capire questo discorso. Comunque, Scug, grazie per i bittini. Non ha vinto Miss Italia? Allora no, metto via il allora metto via il cloroformio. No, ma infatti, Dinosaura, cioè, siamo a questi livelli. Tra l'altro, esatto, poi è super bellina, quindi voglio capire dov'è, cioè, dove aveva gli occhi questo. Nella prosciutteria c'aveva gli occhi. Lavoro in un negozio di articoli militari. I soggetti sembrano tutti al limite del normodotato. In senso cerebrale, intendi? Sì, Blue Price, bella, sì, punto. Se un essere impoliziotto dà una risposta del genere, si becca una denuncia senza fine. Già, esatto. Com'è vestita quando ti hanno violentata? Maglione e pantaloni lunghi? Siamo a quel genere lì, siamo lì. Perché se sei troppo bella, allora sei te che sei una troia, quindi è colpa tua che ti hanno rapito. Se non sei troppo bella, allora sicuramente te ne sei andata per cazzi tuoi, quindi sei una stronza che non hai detto niente ai tuoi genitori. Dai, per l'amor di Dio. Sono riuscita a sentire con le mie due orecchie riguardo all'eventualità che Yara Gambirasio potesse essere stata stuprata all'epoca in cui era appena stata trovata. Ma chi vuoi che si trombi questa? Quindi questa affermazione non mi sorprende. Sì, ma un conto è se lo dice l'ignorante al bar o chi che sia. Un conto è le forze dell'ordine che hanno una grandissima responsabilità sul proteggere e servire. Tipo? Proteggere e servire. Prima proteggere, poi servire. Non il contrario. Comunque. Questo è quello che gli viene dato, detto. Dunque, non appena i carabinieri aprono le indagini e si decidono finalmente a cercare questa povera ragazza, rintracciano due testimoni. Che tra l'altro, ovviamente, i carabinieri sapevano tutto dalla famiglia Orlandi, quindi la prima cosa su cui si sono concentrati i familiari era questo fantomatico rappresentante dell'Avon che gli aveva fatto questa proposta che sembrava effettivamente truffaldina. Quindi la famiglia inizialmente era convinta che c'entrasse appunto questo soggetto che gli aveva proposto il lavoro per l'Avon. Comunque, i carabinieri aprono le indagini. E avevano, come vi dicevo, in mente questa cosa dell'Avon. E infatti rintracciano due testimoni, un vigile urbano e un poliziotto in pensione, che dicono di aver visto Emanuela che veniva avvicinata da un uomo. Però io prima di andare avanti mi sono fatta una domanda, che magari è una domanda stupida, magari sono io che penso male, perché in questa storia c'è solo da pensare male. Ma guarda. È una casualità, secondo voi, che i due testimoni siano proprio un vigile urbano e un poliziotto in pensione, cioè sempre nel solito minestrone del proteggere e servire? Dico così, Poi magari è solo una coincidenza, sono io che vado sempre a pensare male. Però, dico, è particolare. È una coincidenza che, insomma, è particolare. Insomma, questi due dicono appunto di aver visto Emanuela avvicinata da questo uomo sui 35-40 anni, alto 1,80, che aveva parcheggiato una BMW verde in corso Rinascimento e che secondo loro poteva effettivamente essere l'uomo dell'Avon. Dico per un amico, esatto. Per me c'entra che il poliziotto e il vigile magari erano laici.
Ma quando loro vedono tensione, ma Emanuela quando va a scuola di musica, forse è una cosa che non vi avevo specificato, la scuola di musica è fuori dalle mura vaticane. Le mura vaticane sono davvero piccoline, cioè è 1 chilometro quadrato, quindi non ci sono dentro tutti i servizi possibili immaginabili, per cui ovviamente chi abita in Città del Vaticano deve uscire, andare a Roma per fare quello che vuole fare. Per cui questa testimonianza non è all'interno del Vaticano, è fuori, quindi potrebbe essere arrivata in realtà da qualunque laico possibile. Non preoccuparti, prof, ma figurati. Anzi, infrared, grazie mille per i tuoi obiettini, grazie, grazie, grazie. È stato detto che a pensare male si fa peccato, ma sai, tante volte, sempre in mezzo c'è tantissima corruzione nelle forze dell'ordine. Alcuni amici entrati in caserma per un controllo usciti con costole incrinate e occhi neri. Anche a me, donna, hanno tenuta ferma con la forza. Io vorrei dirvi che esiste la possibilità di denunciare le forze dell'ordine. Io l'ho fatto, poi presto vi aggiornerò, ma io l'ho fatto. Vediamo adesso come va. Perché davanti a risposte di questo genere, di questo calibro, bisogna denunciare. Ora, io non vi posso ancora dire niente, ma vi posso dire che una risposta che è stata: non possiamo fare quello che ci chiedi, cioè non possiamo proteggerti, perché... Perché? Cazzate! Quindi, visto che mi dici non possiamo proteggerti perché cazzate, io ti denuncio. E ho denunciato un membro delle forze dell'ordine. E la mia denuncia è stata presa su. Quindi non è che è stata presa e stracciata, eh? L'hanno presa, letta e intendono portarla avanti. Per cui, se può fare, raga, se può fa. Ma andiamo avanti, giusto per darvi un po' di speranza nel sistema ogni tanto. Intanto, la famiglia Orlandi aveva fatto pubblicare dei trafiletti sul giornale. Adesso questo, quello che vedete in realtà è il famosissimo manifesto che hanno appeso poi per tutte le strade di Roma, ovunque c'era il volto di Emanuela. Ma prima di questo avevano fatto pubblicare il giorno dopo la scomparsa dei trafiletti sui giornali con la foto di Emanuela e pregando chiunque avesse delle informazioni su Emanuela di chiamare a casa loro oppure i carabinieri. Comunque avevano lasciato, come potete vedere, il numero di casa, bello evidente e impresso. Chiaramente da lì ovviamente partono 57.000 telefonate, la maggior parte di queste da folli, mitomani, pazzi scoppiati fuori come i gerani, gente che vedeva Emanuela in luoghi impossibili o persone che cominciavano a parlare di alieni e vabbè, comunque chiaramente da gestire da parte di una famiglia non è una cosa semplice per niente, però si sono anche accollati, no, l'impegno di rispondere a ogni telefonata e dare credito a ogni telefonata nel momento in cui era ovviamente credibile. Non era questa una foto simbolica, esatto, Melissa. Non erano credibili queste prime che arrivano, ma ne arriveranno alcune molto credibili e molto molto inquietanti. Infatti, nella storia di Emanuela, io penso che uno dei fattori più inquietanti di tutti siano proprio queste telefonate che continuano ad arrivare da questi sedicenti rapitori. Secondo me la questione del vigile e del poliziotto in pensione non c'entrano niente riguardo alla storia, semplicemente sono testimoni oculari perché più di altri sono abituati a vedere e notare situazioni strane. Ci sta, Emma. Infatti ho detto, potrei essere io che penso male, giusto per evidenziare il punto, ma potrei anche sbagliarmi io. Ora, il 25 giugno arriva una telefonata molto diversa dalle altre. C'è un ragazzo che si presenta come Pierluigi, che poi dirà successivamente di avere solo 16 anni. Quindi, anche qui, purtroppo non abbiamo la registrazione della telefonata di Pierluigi perché ancora la famiglia Orlandi non registrava le telefonate. Ce l'abbiamo per racconto. Questo Pierluigi dice che si trovava a Piazza Campo dei Fiori,
che io non so se qualcuno di voi ha mai vissuto Roma, chi vive a Roma conosce sicuramente Campo dei Fiori. Io ci ho fatto le mie serate migliori, epiche della vita e mi sono divertita come non mai a fare la spola tra Campo dei Fiori e Piazza Navona e Trastevere. Che poi fai così tutta la sera, no? Giri intorno tutta la sera, ma mentre giri ti succedono cose incredibili, avventure, e non sai se tornerai a casa sano e salva, ma è quello il bello di Roma. Tra cui incontrare Sgarbi che ti dice che in realtà è tuo padre. Io ho ancora questo meraviglioso ricordo in cui in piazza Campo dei Fiori ho incontrato Vittorio Sgarbi che mi ha guardato e fa: "Tu mi sa che sei mia figlia." No. Ma sicuro, guarda, oh, sicuramente. Sì, lui ricordava, certo, lui ricordava di essere stato a letto con mia madre, certo, me l'ha descritta nei minimi dettagli, peccato che non assomigliava a mia madre. Quando gli ho detto "guarda che non assomiglia a mia madre", lui mi ha anche detto "secondo me tua madre mente." A posto. Comunque, lui è convinto, è convintissimo, era convintissimo che fossi sua figlia, quindi io ho preso su, ho detto "va bene, papi, grazie, ma andiamo avanti." No, meglio figlia che capra, ecco, quello sicuro. Però, ecco, state serene che se magari un giorno incontrate Vittorio Sgarbi e vi dice che lui è vostro padre, boh, sarà tipo un momento da Fener, poi passa, ecco, dopo passa. Potevo chiedergli i soldi. Hai ragione, però mi sentivo un po' venale in quel momento, no? Mi sentivo più da dire "oh, ciao, no, finalmente riunione di famiglia." Poi dopo pensiamo ai soldi. Comunque era meravigliosamente abbracciato a due bionde stupende. E loro mi guardavano, io guardavo loro e dicevo: "Che cosa devo dire adesso? Poi io sono tuo padre." Così, così, ti giuro, mi ha detto. Vabbè. Comunque, a Campo dei Fiori fateci una serata, soprattutto d'estate quando ci sono i turisti, perché vi divertite assai. Divertimento assicurato, poi ci sono i Ciupito a 1 euro. Ciaone! Ora, questo Pierluigi dice che a Campo dei Fiori aveva incontrato due ragazze, una delle quali vendeva dei prodotti cosmetici e l'ha colpito il fatto che questa ragazza avesse con sé la custodia di un flauto. E diceva di chiamarsi Barbara. Quindi voi penserete: "Ah, beh, allora non è Emanuela." Aspettate. La ragazza dice di chiamarsi Barbara. Pierluigi riferisce che questa Barbara, visto che aveva un flauto, gli è stato chiesto di suonare il flauto per lui. Pierluigi si vede che era uno un po' così, compagnone, quindi ha detto: "Ah, Barbara, allora dai, visto che c'hai il flauto, soffiare il flauto per me." E questa ragazza pare che si sia rifiutata di suonare per lui perché doveva usare gli occhiali per farlo, perché probabilmente doveva leggere degli spartiti. E questi occhiali non le piacevano, si vergognava di indossare questi occhiali, dice che avrebbe preferito un modello più alla moda, come i Ray-Ban che indossava la ragazza di Pierluigi che era con lui in quel momento, e quindi si rifiuta di suonare il flauto per questo motivo. Ok? I genitori rimangono un po' così, però effettivamente Pierluigi ha detto delle cose che non si sapevano pubblicamente, cioè nessuno aveva ancora detto che Emanuela suonava il flauto, non erano ancora uscite queste notizie, tantomeno che fosse appunto astigmatica. Perché vi dico questo? Perché 3 ore dopo Pierluigi richiama e aggiunge un particolare, aggiunge: "Ma mi sono ricordato, scusate, mi sono ricordato che gli occhiali di Barbara, che doveva indossare questa fantomatica Barbara, erano a goccia e servivano per correggere l'astigmatismo." Quando dice astigmatismo, i genitori dicono: "Cazzo, allora deve essere lei per forza, perché effettivamente aveva degli occhiali così." Altra cosa che effettivamente Pierluigi non poteva essersi inventato: Emanuela si vergognava a mettere gli occhiali da vista. Si è sempre vergognata, si vedeva male con gli occhiali da vista. Emanuela, ti capisco, perché anch'io sono così, infatti piuttosto accecata tutta la vita, non riesco a mettere gli occhiali. E
quindi dicono, cavolo, deve aver visto davvero Emanuela. Perché come fa a sapere questi dettagli? Come fa ad avere? Mette ansia questo Pierluigi, mette parecchio ansia, ma aspettate perché l'ansia deve ancora venire, questo è solo il piccolo pezzettino di ansia. Lo so che a qualcuno piacciono gli occhiali da vista. Sì, questa è l'acqua che rende intelligente, così magari poi mi migliora anche la vista, non devo mettere gli occhiali. Ma in 5 minuti di conversazione con uno sconosciuto avrebbe detto tutte queste cose? Ha chiamato a casa. E vi dico che dopo vi faccio sentire delle telefonate, perché tanto abbiamo gli audio di alcune telefonate, così vi rendete conto anche quanto velocemente dicono le cose. Sì, comunque le dicono molto velocemente. Ma io ero là, no, con la mia ragazza, Campo dei Fiori, no, c'erano due persone, una ragazza da tre, quella che suonava il flauto, no, gli abbiamo... E così, sono... Poi i romani parlano a manetta, quindi sono abbastanza veloci a telefonate e dicono molte cose. Poi il 26 giugno, quindi il giorno successivo, Pierluigi chiama nuovamente e questa volta dà qualche informazione su di sé. È qui che dice di avere 16 anni, che in quel momento era in vacanza con i suoi genitori, a Roma immagino. E poi dice anche che Barbara avrebbe accettato di suonare il flauto al matrimonio della sorella, programmato per settembre. E poi, comunque, da lì rifiuta qualunque altra collaborazione per rintracciare Emanuela. In particolare, la famiglia Orlandi gli dice: ma senti Pierluì, cioè, visto che ci stai chiamando, questa è la terza chiamata, continua a darci delle informazioni, ma incontriamoci, ti offriamo un cappuccino, un cornettino, qualcosina, dai, ne parliamo. Pierluigi però assolutamente fa muro. No, 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 io non voglio assolutamente incontrarvi. E qui c'è qualcosa di particolare, perché a parlare con Pierluigi in quell'occasione è lo zio di Emanuela. E lo zio gli dà appuntamento a casa della famiglia Orlandi, che ovviamente si trova all'interno delle mura vaticane. E quando gli dà appuntamento a casa, Pierluigi risponde: ma che sei un parroco? Cioè, lui non sapeva assolutamente che Emanuela veniva da Città del Vaticano. E domanda allo zio se per invitarlo a casa sua al Vaticano fosse per caso un prelato, un sacerdote. Quindi questo ci fa capire che Pierluigi non sapeva veramente chi fosse Emanuela. E questo teniamocelo come informazione. Cioè, lui sapeva tante cose di Emanuela, cioè sapeva dei dettagli di Emanuela che probabilmente qualcuno gli aveva dato, perché questo è quello che penso, però non sapeva chi era veramente Emanuela. Quindi mi viene da pensare che non sia uno che ha davvero incontrato Emanuela o che davvero sa chi è lei. Ma qualcuno a cui è stato detto qualcosa che potesse essere credibile per la famiglia e che faceva un po' da passaparola. Lo stesso penso di Mario, ma tra un attimo ci arriviamo. Perché cosa succederà? Che domenica 26 giugno si presentano a casa degli Orlandi due agenti dei servizi segreti, due agenti del SISDE. E non è una cosa normale, anche se a voi sparisce un parente, fate la denuncia, è scomparso il vostro parente, non è normale che due agenti dei servizi segreti arrivino a casa vostra. Se assistite a una situazione del genere, sappiate che c'è qualcosa di molto grosso sotto e quindi probabilmente non è una semplice scomparsa. Però chiaramente la famiglia Orlandi in quel momento si vede arrivare i servizi segreti e pensa: wow, ci daranno una grande mano addirittura i servizi segreti. E...
Allora, io tra l'altro vi ricordo che i servizi segreti sono dei personaggi molto segreti, come loro stessi si identificano. Quindi vi invito a recuperarvi l'esclusivissima, nonché unica nel panorama dell'ovunque, intervista che io sono riuscita ad avere con il presidente del Copasir, ovvero colui che gestisce i servizi segreti, nonché l'onorevole Tofalo. E ragazzi, io vi assicuro che intervistare i servizi segreti non l'ha mai fatto nessuno, ma Bugalalla sì, però è su YouTube, raga, andatelo a vedere. È di più di un anno fa questa intervista, quindi forse molti di voi non c'erano all'epoca. Lanciatevi perché è qualcosa di unico, più unico che raro, e io ringrazio ancora tantissimo l'onorevole Tofalo per avermi regalato questa esclusiva, ed è stato emozionantissimo poter parlare in presa diretta con i servizi segreti, raga, è stato wow. Sì, ma io ho fatto un sacco di cose fighe che molti di voi magari non sanno perché sono avvenute tempo addietro, però davvero, è il delitto via Poma, già, il delitto via Poma sono stati fuori, sì, quindi, che poi, cioè, a me dà sempre molto fastidio quando ci sono loro di mezzo nei casi, perché ogni volta, però parlarci, ma è sempre così, è il bello. È il bello poter poi parlare con questi personaggi. Poi, questi personaggi. Lui è l'onorevole che dirige i servizi segreti, non è ovviamente in prima persona. Però, super interessante seguire quella tua intervista su YouTube. Ti seguo da un anno e quindi ho letteralmente avuto il tempo di vedere ogni singolo video. Che bello, Smoking Brownies! Grazie mille, grazie anche dei bigliettini, davvero. Sicuramente i servizi segreti non gli diranno allontanamento volontario. Ecco, no, nel momento in cui arrivano i servizi segreti a casa il 26 giugno, lei scompare il 22, sono passati 4 giorni, quindi vuol dire che sanno benissimo che non è scomparsa volontariamente, oppure sanno benissimo che non è a Campo dei Fiori a vendere i fondotinta, insomma. Comunque, arrivano questi due agenti e dicono alla famiglia Orlandi di installare un registratore a casa, probabilmente glielo installano loro, per registrare tutte le telefonate in arrivo. E questa effettivamente è una mossa furba, perché, chiaro, è meglio registrarle queste telefonate. E poi il 28 giugno arriva una telefonata che verrà appunto registrata, di un tizio che si presenta come Mario. Mario dice di avere 35 anni e di essere il titolare di un bar nel centro di Roma, che tra l'altro era molto vicino alla scuola di musica, quindi lui aveva la possibilità di vedere passare Emanuela davanti al bar per le strade che faceva solitamente. Ok, state parlando tra di voi. Ora, anche Mario dà una versione molto molto simile a quella di Pierluigi. Mario dice di aver visto un uomo insieme a due ragazze che vendevano dei cosmetici e una delle due ragazze dice di chiamarsi Barbara. Ovviamente Mario dice Barbarella perché è un po' è romanaccio Mario, quindi è Mario per la Barbarella. E che gli ha detto di essere di Venezia, quindi proveniente da Venezia. Ora, anche qui, se è una testimonianza costruita, è un po' costruita male, perché tutti sanno che Emanuela non è di Venezia, e anche perché stai chiamando la famiglia che è lì di Roma, cioè hai visto. Però lui dice comunque, dà questa informazione. Risulta significativo durante la telefonata di Mario un dettaglio in particolare. Che bar era? Non ve lo so dire. Quale bar era esattamente? Non ve lo so dire. Però entrambi dicono che si chiamava Barbara, questa ragazza. Dice, dà tutte queste informazioni, però a un certo punto la famiglia chiede qualche info in più, tipo, ma se l'hai vista questa ragazza, quanto era alta? E lui fa, bella altina. In realtà Emanuela era alta appena 1,60. Non per dire che sono basse le ragazze di 1,60, ma amor del cielo, è un'altezza media normalissima. Però bella altina ci si aspetta più di 1,70, 1,73, 75.
1,60 non è considerata una ragazza bella altina. Grazie Flibart, grazie mille, grazie per i bittini. Poi vabbè, non voglio scendere nel body shaming, qui non c'entra niente, anzi io sinceramente sono convinta che le ragazze minute siano più belline di quelle cavalle, però sono i miei gusti. Comunque, Mario poi chiama una seconda volta. Chiama una seconda volta e spiega che questa Barbara gli aveva confidato di essersi allontanata volontariamente da casa perché era stanca della sua vita. Era stanca e si era annoiata della routine quotidiana che non cambia mai niente, eccetera. Floridian, lo so che qua in America sono tutte più alte, davvero. A parte le latine. Però per il resto sono le americane, sono veramente altone tutte. Non tutte tutte, però. Molte sì. Ecco, quindi Mario dice, no, ma questa Barbara mi ha detto che si è allontanata lei volontariamente, se n'è andata di casa di sua volontà, perché si annoiava. Però era intenzione di Emanuela rientrare alla fine dell'estate, quindi lei si sarebbe fatta l'estate così, sabbatica fuori dalla sua famiglia perché si era rotta le balle, ma poi sarebbe poi rientrata a settembre. Ora, dopo questa dichiarazione, la famiglia Orlandi ritiene che non sia più credibile la storia né di Mario né di Pierluigi, perché a questo punto pensano, forse hanno visto la stessa ragazza che non è Emanuela, ma ha molte cose in comune con Emanuela, che però non può essere lei perché se ha raccontato queste cose, probabilmente si chiama Barbara ed è un'altra persona. E quindi perdono completamente fiducia nelle chiamate di questi. Tra l'altro, volevo farvi sentire una delle chiamate di Mario perché ho trovato una fantastica playlist su YouTube delle telefonate che hanno registrato nel caso Orlandi. Ce ne sono alcune e quindi quelle che sono disponibili ve le faccio sentire molto volentieri. Ta-da-da, ta-da-da. Eccoci qua. Questa telefonata tra il Mario, il cosiddetto Mario, e lo zio di Emanuela, che si chiama Mario anche lui. Ma perché il giornale parla anche di due ragazze? No, questa lo voi conoscete, vive con la ragazza sua, sta in casa due ragazze. E insieme vivono, vanno a vendere vestiti, profumi, Ho capito. però non penso proprio che siano ragazze che sono state fatte scappare oppure diciamo, con la convinzione così occulta, Ma io no, penso sono che questo. ragazzi proprio alla luce del giorno. Sì, ho capito, ma io penso che questo amico suo sarà anche piuttosto adulto, quasi anziano. No, c'ha 22 anni, è la ragazza è un po' più grande, 26, poi c'è la ragazza inglesina, poi c'è la ragazza di Venezia, che Barbarella si chiama. Barbara, prendono proprio questa roba qui. Infatti gli ho detto, ma che fai qua a Roma a un certo punto? I tuoi genitori sono attaccati a questa Roma così. Allora non loro lo sanno, me ne sono andata perché ma perché te ne vai a un certo punto? Non sta bene a casa tua. No, ma perché c'ho una vita piatta, una vita troppo comune, però loro lo sanno, gli ho detto che ne andavo. Però ti sei potuto tornare perché se riesco da fratello, un parente, cosa del genere. Non è sicura, ma voleva tornare. Attenzione, vedo che molti di voi scrivono, ma sembra adulto. Mario è quello che dice di avere 35 anni e di essere il titolare del bar, eh? Era Pierluigi quello di 16 anni, ma Pierluigi non è mai stato registrata la telefonata, quindi non posso farvela sentire. Questo è il Mario di 35 anni, esatto. Alla fine dell'estate si va a sposare qualcuno della famiglia, una cosa del genere. Ho Però capito. dice i genitori lo sanno, anche perché non penso che questo caso si mette in casa, diciamo, sono francamente una che scappa di casa, insomma, sono dolori, no? Dico bene? Secondo lei, diciamo, che caratteristica ha? More, brune, bionda? No, brunista, dico brunista. No, che è strano scuro, bruno, non è che mo guardava proprio regolare. Ho capito. No, scuretta, capelli corti, scuri, Cioè, ma fisicamente. alta, alta più di me, perché io l'ho preso, Vabbè, ma che altezza potrà avere?
1,50 m, 60 m. Bella fine, bella fine. Che lei sarà che riscontro? No, credo che non ecco, siano molto. Vedete, cioè lo zio gli lo suggerisce anche. Quanto era alto? 1,50, 1,60? No, bella altina. Emanuele era 1,60. Tutti gli scontri. Lei siccome che diceva che è bene da veneziano, non lo so, no? Ma a lei l'ha detto lei o l'ha sentito dall'accento? No, no, ma no, l'accento mi pare normale, parla italiano. Parla italiano? Parla sì, italiano. No, no. Non ha impressioni romanesche? Ma non so parlare da... Ah, lei dice che può essere che si dica veneziano? No, ma perché... a me pare tanto un tipo sincero. Ora, a me dà l'impressione questo Mario, perché so che cosa succederà dopo, che è stato imbeccato, che quindi non aveva tutte le informazioni. Quindi nel momento in cui gli vengono poste delle domande specifiche, tipo, cioè avrà visto la foto, ma non sapeva quanto era alta, anche lì, oppure che accento, con che accento parlava, non lo sa perché non è stato imbeccato su queste informazioni. E perché io vi sto parlando nello specifico di due telefonate che sembrano assolutamente fake, fatte da mitomani, o di due persone che hanno visto un'altra ragazza che si chiamava Barbara? Perché tra un attimo queste cose avranno un nesso incredibile. Quindi Mario e Pierluigi, questi soggetti che sembrano usciti dal blu e che sembrano essere nel marasma dei folli che dicono cose che non hanno senso, in realtà verranno riuniti nella cricca di persone che devono sapere per forza che fine abbia fatto Emanuela dalle telefonate dell'americano. Poi ci arriviamo sull'americano, ci arriviamo. Ma torniamo a noi. Costruito per dare il contentino alla famiglia. Ecco, qui più che altro mi sembra di capire che si stiano dando delle informazioni per continuare a dare adito a delle indagini che vertevano sull'uomo misterioso dell'Avon, perché ovviamente in quel momento i carabinieri si stavano concentrando sulla pista dell'uomo dell'Avon. Quindi secondo me stavano in qualche modo cercando di, no, incanalare in quel senso per depistare. Comunque, riguardo alla questione dell'uomo dell'Avon, di cui giustamente hanno chiesto informazioni, perché l'Avon è un'azienda e quindi giustamente c'ha tutti i dati dei suoi dipendenti, per cui la famiglia si è rivolta all'azienda Avon, immagino anche gli inquirenti, e fu accertato che la ditta, che tra l'altro utilizzava soltanto impiegate donne, quindi anche per quanto riguarda i rappresentanti utilizzavano solo donne, quindi il fatto che ci fosse un uomo che si spacciava rappresentante Avon già era una truffa in partenza. E loro confermano di non avere assolutamente nulla a che vedere con l'offerta di lavoro fatta ad Emanuela. Tra l'altro non avevano in programma nessuna attività lavorativa per quella specifica sfilata. E tra l'altro risultò anche che nello stesso periodo altre adolescenti della stessa età di Emanuela erano state avvicinate da questo soggetto che si diceva rappresentante dell'Avon, sempre per il pretesto, con il pretesto di pubblicizzare questi prodotti, ma poi lui in realtà le adescava e cercava di farci un po' di blablabla. Quindi a faccia dell'appuntato del carabiniere che ha detto non era abbastanza bellina per essere rapita, stava per essere adescata da un truffatore per essere blablabla. Quindi wow, ci hai preso in pieno. Ora, quindi già abbiamo la certezza che l'uomo che ha avvicinato Emanuela per proporgli questo lavoro non era uno ben intenzionato, ma sicuramente non era neanche un rapitore assassino, ok? Per cui pian pianino anche la pista dell'Avon ci si devono arrendere, cioè la devono abbandonare. Sembra più traffico di esseri umani, altro che altre suggestioni.
A me sembra molto un ricatto, però adesso cerchiamo di ricostruire la storia e le ipotesi sono infinite. Abbiamo 3 giorni per parlare di questo proprio per questo motivo, perché ci sono le più svariate piste, le più svariate ipotesi sulla verità di questo caso. Però in questa storia succederà qualcosa di incredibile. Quando mai scompare una ragazza e il Papa in persona fa un appello durante la sua omelia? Quando mai? Forse ogni tanto. Ma quello che dirà il Papa qui, in questo caso, è qualcosa di molto enigmatico. Molto enigmatico. Perché il 3 luglio, siamo sempre nell'83, Famiglia Orlandi no, non è benestante. Pensate che nel momento in cui gli hanno detto c'è un avvocato che vi segue, loro la prima cosa che hanno detto è non possiamo pagare un avvocato. Quindi non è. No, non erano benestanti. All'epoca il Papa era il nostro Karol, il nostro Karol Wojtyla, nonché il nostro carissimo Giovanni Paolo II, e fa la sua solita omelia dal balcone di San Pietro. Con tutti i fedeli sotto. Io tante volte ho sognato, al posto di fare le live su Twitch, di farle direttamente dal balcone del Papa con voi tutti su. Che bello. Poi vi lancio le colombe e vi cagano in testa tutte le colombe. Che bello. Comunque, a parte i miei sogni malati, quel giorno il Papa dirà queste testuali parole. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia la responsabilità di questo caso. Cosa ci vedete di strano in questo discorso? Chiaramente è andato un mascalzone. È difficile trovarne uno che non lo fosse, però. Sapevano tutti i servizi segreti, Papa e tutto il resto. Sì, anche i cardinali. C'è un sacco di gente che sapeva. Il Papa sa. Allora, come fa il Papa a sapere? Innanzitutto che ci siano dei responsabili. Quindi Emanuela non si è allontanata volontariamente, non esiste più questa opzione. Quindi sono più responsabili, tra l'altro, non è solo uno. Qui non è stato rapito, non è stata rapita dal tizio dell'Avon, che sarebbe stato uno. Scusate, è troppa musica. Mi ero dimenticato di abbassare il volume. E sono di più. E lui lo sa benissimo. Sa anche che, sono stat che è stata rapita, quindi che è ancora viva, non perdendo la speranza in senso di umanità di chi abbia la responsabilità di questo caso. Quindi vuol dire che Emanuela è viva e lui lo sa. Sa tutto. Cioè, non è come uno che ti dice, dai, vedrai che andrà tutto bene. No, no. Entra piuttosto nello specifico, per quanto rimanga sempre criptico, ma mi sembra abbastanza esatto. Non parla come se fosse scappata, non parla come se non avesse idea di che fine abbia fatto, che magari è annegata nel Tevere. Non lo sa, cioè lo sa, no, non lo poteva sapere, ma lo sa. Ora, 2 giorni dopo l'appello del Papa, arriva il personaggione più inquietante di tutta questa storia, nonché l'americano, scritto con la K, raga. Sì, perché all'epoca si divertivano i giornalisti a dare i nomignoli, lo fanno anche adesso, ma un po' meno. Si divertivano a dare i nomignoli, quindi l'americano è diventato l'americano con la K, che non era ancora il 2000, ma già la K cominciava a prendere piede. Nome questa è giusto una supposizione, ma rimane purtroppo tale, a differenza di quella che dirà Papa Francesco a Pietro. E quello ci arriviamo domani, nella puntata di domani. Americano sbloccato, esatto. Forse vuole dire continua a sperare che il responsabile si ricostituisca. Guarda, io sono. Io so culenica. Senti, tu hai fatto apposta a chiamarti così per. Comunque.
Mi fa piacere che tu abbia ancora speranza, mi fa davvero molto piacere, non voglio distruggertela, quindi continua così che io voglio anche vedere l'altro lato della medaglia. Ma io mi chiedo, ma se è viva, perché non lasciarla andare? Comunque le cose le hanno fatte, l'hanno fatta soffrire, di sicuro lasciarla continuare a vivere la sua cazzo di vita rubata, troppo disturbante? Allora, se tu hai rapito una ragazza per dei motivi, cioè per ottenere qualcosa in cambio, e questa cosa in cambio non ti viene data, se tu la liberi comunque, ci perdi ogni credibilità. È quello il problema. Cioè, se tu sei un cattivone, no? E prometti di fare cose orribili a meno che non ottieni quello che chiedi, e quello che chiedi non lo ottieni, se poi quelle cose orribili non le fai, non ti crederà più nessuno. Questo è il problema. Comunque, 2 giorni dopo questa storia del Papa, arriva una telefonata a casa Orlandi di un uomo con un accento straniero e per cui verrà rinominato l'americano. Tra un pochino, quando ho finito di parlarvi di queste telefonate, vi farò sentire la voce dell'americano e io sinceramente non ci vedo un accento americano. Mi sembra un accento diverso. Però ditemi voi, poi quando lo sentiamo, ditemi voi. Fatto sta che lui dice agli Orlandi di aver avuto dei contatti con l'ufficio stampa del Vaticano e che ha parlato con Emanuela proprio quella notte. Quindi si dice parte dei rapitori, ammette di essere tra i rapitori. E durante la telefonata con la famiglia Orlandi fa sentire una registrazione super 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 inquietante che tra un po' poi sentirete anche se non si capisce granché dalla registrazione, ma la ragazza dice dice questa frase: Scuola Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II. Scuola Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II e ripete questa frase. E poi ripete un'altra frase che è: Dovrei fare il terzo liceo, trananno, scientifico. Dovrei fare il terzo liceo, trananno, scientifico. E anche questa frase viene ripetuta, trananno nel senso il prossimo anno, perché aveva appena finito la seconda, quindi doveva iniziare la terza poi a settembre. Ed è inquietantissima questa registrazione, ma i familiari che conoscono benissimo la voce di Emanuela la riconoscono immediatamente tutti. Tutti sono concordi, tutti coloro che conoscono bene Emanuela, ma anche i familiari, sono tutti concordi che quella è proprio la voce di Emanuela. E l'americano aggiunge qualcosa che apre tutto un mondo di grandi dubbi. Cioè, l'americano dice: Già siete stati contattati da nostri due elementi, Pierluigi e Mario. Pelle d'oca? È tutta qui la mia pelle d'oca per voi, con tutti i miei peli che si alzano. Quindi Mario e Pierluigi, cioè allora, o Mario e Pierluigi erano due scocciati che si sono inventati le cose a randassa e americano non si sa per quali superpoteri divini era a conoscenza di queste telefonate. Tolgo il papa, va bene, tutto lei. Oppure davvero erano d'accordo. Quindi erano d'accordo. No, non c'è il gelo da me, fortunatamente, ma so che ti preoccupi che io abbia freddo, ma per niente. Ecco, sì, è una voce registrata quella di Emanuela, però lui ha una voce registrata di Emanuela che dice delle cose ripetutamente, che tra l'altro non è la stessa frase che poi viene riprodotta, è lei che la ripete. E quindi l'americano sicuramente ha a che fare con il rapimento di Emanuela, sicuro, perché poi continuerà anche nel futuro a dare delle prove di essere a conoscenza di dettagli che poteva sapere solo lui e di oggetti che poteva avere solo Emanuela quel giorno. Però il fatto che nomini Pierluigi e Mario è singolare, significa, è per questo che io poi vi ho parlato di queste 2 telefonate precedenti, anche se sembrava che non avessero attinenza, perché ce l'hanno nel momento in cui l'americano dice che sono suoi due elementi, cioè fanno parte tutti dei rapitori.
Quindi, se fanno parte dei rapitori, allora hanno voluto appositamente sviare le indagini verso la pista Avon per non far arrivare a loro, per in qualche modo guadagnare tempo, forse, chi lo sa. Comunque, questo americano al telefono con la famiglia Orlandi gli dice: guarda, perché ovviamente la prima cosa di cui si preoccupa la famiglia Orlandi è: ok, ma Emanuela come sta? Dicci qualcosa di Emanuela. Tra l'altro è incredibile quanto la famiglia Orlandi sia accondiscendente e super gentile con questo americano, questo rapitore, che si dice appunto essere il rapitore di Emanuela. No, ma signore, visto che lei è così gentile, può farci la cortesia per caso di trattarci almeno bene l'Emanuela, no? Ce la tratti bene. Ma come sta? Sono veramente, se sentite gli audio, è straziante sentire come questa famiglia è praticamente così nei confronti dei rapitori, perché è l'unico modo che hanno per avere un contatto con Emanuela, poverini. È l'unico. Spero che dopo questa confessione non decidete di bannarmi, ma già mai. I miei figli sono andati in una scuola privata, gestita dai gesuiti. Quando Papa Francesco ha preso il posto di Benedetto, siamo stati invitati al Vaticano per un incontro privato col Papa. Ma vero? Quel giorno Papa Francesco ha toccato la testa di mio figlio e gli ha dato un bacio, e mentre io bestemmiavo internamente, tutte le altre mamme erano invidiose di me. Non so come spiegarlo, ma da quel giorno mio figlio ha un culo pazzesco. Niente, devo andare a baciare anch'io il Papa. Io l'ho sempre detto, da quando ho fatto l'incidente, ho detto io devo andare a baciare il Papa perché secondo me porta culo. Me l'ha appena confermato Floridian, adesso ritorna nell'apice delle mie cose da fare. Assolutamente. Perché mi chiama per dare informazioni su Manuela? Sempre per dare idee confuse e lasciare il dubbio? Guarda, se lo sapessi avrei risolto il caso, il sardina. Davvero, ancora ad oggi non si sa come mai, non si sa. Sì, credo che anch'io avrei urlato, ridammi immediatamente Manuela, o ti giuro che traccio la chiamata con gli IP che non esistono e ti vengo a prendere, ti sgozzo la vita, sgozzo te, tutta la tua famiglia, tutti i tuoi futuri conigli. Cioè, non so come abbiano fatto, però va bene. Hanno usato la diplomazia, che d'altra parte è sempre una buona idea, a volte, quasi sempre. Comunque, gli chiedono ovviamente ripetutamente come sta Manuela, dici di Emanuela e tutto, e lui dirà che non ha l'autorizzazione a parlare della situazione attuale di Emanuela, ma che non devono preoccuparsi, che va tutto bene, quindi stanno dicendo che lei sta bene, immagino. E poi loro gli chiedono, la famiglia Orlandi chiede: ma dobbiamo fare qualcosa? Che cosa vuoi da noi? Insomma, cosa possiamo fare? No, no, non dovete fare nulla, verrete ricontattati da altri nostri funzionari molto presto. Ora, pensate a questa famiglia, no? Che gli è stata rapita la bambina. I rapitori chiamano e non gli dicono né se sta bene, né se sta male, né dov'è, né perché l'hanno presa, ma gli dicono soltanto: guarda, non vi preoccupate, tanto tra qualche giorno vi ricontatterà qualcun altro che vi dice cosa fare. Una tortura immensa, una tortura immensa. No, non si sa neanche ad oggi chi sia questo americano. Ci sono delle opzioni, delle idee, ma la sicurezza di chi sia non ce l'ha nessuno. Però l'americano puntualizzerà una cosa molto molto importante, e questo in particolare lo farà con la segreteria del Vaticano, perché l'americano chiamava inizialmente sia la famiglia Orlandi che il Vaticano per parlare con le alte cariche del Vaticano. E quello che chiederà è, insomma, dà un ultimatum, cioè lui dice: Emanuela morirà il 20 luglio, quindi sostanzialmente un mese di rapimento e poi sarebbe stata uccisa, a meno che, quindi l'avrebbero risparmiata, nel caso in cui avessero rilasciato Mehmet Ali Agca. Per me è difficilissimo dire Ali Agca. Ora, prima di questa telefonata che fa la famiglia Orlandi, l'americano aveva chiamato un'ora prima la sala stampa vaticana dicendo di tenere in ostaggio Emanuela Orlandi. Dato io ve la voglio far sentire quella telefonata che fa alla sala stampa vaticana, perché sembrano le comiche. Comunque,
alla sala stampa vaticana aveva detto che lui aveva in ostaggio Emanuela Orlandi, che molti altri elementi erano già stati forniti da altri componenti della sua organizzazione, come Pierluigi e Mario. Quindi continua a dire che Pierluigi e Mario hanno dato delle informazioni attendibili. Il che non ha assolutamente senso, perché vorrebbe dire che Emanuela Orlandi era in centro a Roma a vendere cosmetici e nessuno se n'è accorto. E anche qui non si capisce perché dice ste minchiate. E poi chiede anche alla Sala Vaticana, chiede la liberazione di Ali Agca. Scusami, prof, con la G dolce non dura, la G, non la C, la Agca, Agca, Agca. Ok? Quindi non è Ajka. Ajka. No, Agka. Agka. Ok, Ali. Ali mi viene meglio. In occasione della telefonata con il Vaticano, lui richiede l'attivazione di una linea telefonica diretta con il Vaticano. Quindi senza dover passare dal centralino, dalla sala stampa. No, no, no. Lui vuole parlare direttamente col cardinale. Ma torniamo un attimo su Ali Agca. Perché chiede la liberazione di questo soggetto qua? Chi è questo soggetto qua? Sicuramente molti di voi lo sanno, io me lo ero dimenticata e l'ho reimparato. Ali Agca è conosciuto in tutto il mondo perché è l'uomo che ha cercato di uccidere il Papa. E adesso sicuramente vi si apre il mondo, no? Quello che gli ha sparato il 13 maggio dell'81 con due colpi di pistola semiautomatica. Esatto, è l'attentatore del Papa. Beh, sì, le occhiaie ce le ha anche perché d'altra parte la vita in carcere non è una passeggiata. Ecco, Ali aveva approfittato poi, dopo aver sparato, del marasma tra la folla, della confusione che ovviamente inevitabilmente c'è stata a seguito degli spari, e stava per scappare varcando le mura vaticane. Ma, e qui io mi sono aggasata tantissimo, scusatemi, ma quando ci sono le suore eroe io adoro. Viene placcato da una suora e la suora, placcandolo, ne ha permesso l'arresto da parte della polizia. Cioè, io vi giuro che il placcaggio della suora mi ha fatto volare altissimo. Sister Act. Che poi mi immagino il placcaggio tipo Petauro, no? Perché poi loro hanno questi abiti che si aprono come uno scoiattolo volante e quindi cioè, sembrava Batman. Secondo me Batman in questo momento ha agito co come un Batman che è volato dall'altro con questo mantello. Va bene, ora la suora Batman ha placcato Ali e la polizia lo ha arrestato e presto la polizia è riuscita a scoprire che Ali Agca faceva parte di un gruppo terroristico chiamato i Lupi Grigi. Ora, qui andiamo in un ambito dove io divento ignorante, ma proprio ignorante come capre, cioè proprio che posso stare qui a fare. Per cui io lo dirò per come l'ho imparato, ma vi assicuro che se a me dicono che i Lupi Grigi sono un gruppo turco ultranazionalista di destra estrema, comunque non capisco perché vogliono ammazzare il Papa. Questo è il mio limite mentale, perché non conosco la geopolitica, non ce l'ho dentro la mia testa e se qualcuno mi mette davanti un libro io sbratto tutto quello che ho dentro. Quindi non riesco assolutamente ad appassionarmi a questo genere di vicende né a questo tipo di storia. Per cui, cioè proprio non mi entra in testa, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Ecco, immagino che ci sia sì, musulmani, ok, quindi sono anticristiani, anticattolici. Vabbè, estrema destra turca ultranazionalista. Ok, quindi sostanzialmente siamo di nuovo alle crociate, giusto? Medioevo. Perfetto. Preferivo non saperlo. Ora, 2 giorni dopo la chiamata dell'americano, arriva un'altra telefonata sempre da parte sua. Ah no, aspetta, ve la faccio sentire prima.
la telefonata che ha fatto al Vaticano. Che è molto. Cioè, non ci ho capito niente di questa telefonata, ve lo dico. Solo per farvi sentire anche il disagio di cosa succede nelle sale stampa vaticane. Perché ci sono rimasta proprio tipo. Ah! Che cazzo sta succedendo esattamente? 158. Cos'è questo Ma numero? sì, lo segretario, per cortesia, il segretario Casarole. Allora, quando un americano dice, sentite la voce quanto è accento americano, no? Sicuramente riconoscete l'accento americano. Io, per me, no, però va bene. Lui cerca di utilizzare il codice 158 perché è un codice solitamente utilizzato, poi non so in quali ambiti o ambienti, per entrare direttamente in contatto col cardinale capo di Stato. Per cui, sì, sì, cardinale, Città del Vaticano, ok? Livelli altissimi di Città del Vaticano. E quindi lui cerca di utilizzare questo codice che non funziona perché la centralinista non lo conosce. Forse era un codice usato tempi addietro. Ma questo mi fa pensare che l'americano, se conosceva questo codice, che era un codice interno, che nemmeno le centraliniste conoscevano, doveva avere un certo masticaggio dell'ambiente, doveva conoscere bene l'ambiente. Sì, secondo me questo qui è uno che vuol fa americano, ma forse è un po' più un americano de Napoli Nord, non lo so, però sentiamo. Momento, mi scusi, momento solo. Sentite il disagio del centralino Momento, del Vaticano, perché qui potete sentire solo questo praticamente. 3116. Pronto? Adesso parte la bestemmia. Io l'ho fatto. Lasciate il numero di telefono qua apposta perché non lo fai. No, occupato lo fare. Un momento. 379. Ma quello è del coso. Luisa, Allora, che loro hanno capito che è gravissimo, cioè loro hanno capito che la telefonata è importantissima e che devono assolutamente passarla al cardinale, quindi entrano nel panico. Forse hanno capito e sanno che è il rapitore, e quindi però no, ma stia lì, eh. No, che panico, 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 panico. Signora, i limoni! quello lì è 3, com'è? 3793. Codice, tutti i numeri che non possiamo passare. Come? Ma chi è che parla, scusi? Qui è Don De Paolo, Sì, il cardinale, per favore, subito. A questo su numero. quale Subito sì, ok, questo. va bene, vengo subito, eh. Tutti quei numeri altri. L'hai messo in vigilia. Mamma mia, Lei questo quello. questo non si può. No, ferma, ferma adesso. Come lui parla? No, e l'ho detto, adesso non mi intrometto più con lui. Ma quanto ci impiega a venire sti creaturi? E lo so io che quel numero lì è già. E poi parlano male del cardinale, ma quanto ci mette a venire sto creatore? Eminenza, Attendo un momento, eh. ma presto, come mai che gli altri numeri non si poteva passare Sì, attendo niente? un momento. Ma non posso ancora. Avrà chiuso. Pronto? Ecco, Eminenza, parla. E da qui ovviamente non c'è più dato sapere cosa è stato detto. Ah, ecco, questa invece è la telefonata alla famiglia Orlandi, che forse ci sono dei sottotitoli, quindi posso farvi vedere. Sì, mia nonna uguale, ma pure mia nonna uguale, solo che mia nonna non fa la centralinista per il cardinale quando c'è una ragazza rapita e un rapitore che chiama. Dico, così, eh. Questa è la telefonata che fa un'ora Ricordi dopo. bene, abbiamo pochi momenti. Questa essere della sua figliuola. Sì, ma me la faccia sentire Ok, bene. one more. Ho certo, eh? Ecco. So che non capite nulla, ma questa è la voce di Emanuela quando gli fa sentire la registrazione di Emanuela che ripete sempre quelle frasi, no? Lo metto un po' indietro così la potete risentire. Ecco.
Pronto? La soddisfazione? Sì, ma mi faccia una proposta almeno, no? Allora, mi ascolti. Sì? Funzionari del Vaticano, sì? Non mancheranno di mettersi in contatto con lei. Sì, ma la bambina sta bene, mi dica almeno, no? Non preoccupi, io non potrei ora avanzare. Scusate, secondo voi questo è un accento americano? A me sembra un accento più simile a quello di Wojtyla che a un americano. Cioè, tipo polacco. Però non lo so, Non avere autorizzazione al parlare. La bambina è il... Pronto? Faccio i miei personali auguri, sì, che la questione risolverà bene per... Ma io devo intervenire, preoccupi di questo, il funzionario avranno molto presto i contatti con lei. Questo è, comunque, il rapitore di tua figlia che ti fa i migliori auguri perché la situazione si risolva al meglio, cioè, ma veramente un pugno ti do un pugno, cioè, per citare Papa Francesco, che con quella frase ti do un pugno ha svoltato l'internet. Ecco, non mi sembra proprio la voce di un americano, per niente, poi... Non so come sia venuto ai giornalisti di chiamarlo l'americano, o a tutti di chiamarlo l'americano quando... Vai. Sente il fischio di un treno, ma quello forse a casa degli Orlandi, sai, perché se si fosse sentito da lui... Comunque hanno visto che lui chiamava sempre da delle cabine telefoniche diverse, quindi forse hanno anche localizzato le cabine, ma non vi so dire dove fossero. Amici stranieri marocchini che parlano così, non è americano per niente. No, tra l'altro secondo me invece questo qui è italiano, è un italianissimo che sta fingendo un accento. Secondo me, mi sono fatta questa idea. Non siete americano doc dell'ex Wars? Infatti Silvia, infatti. A me sembrava polacco, vi dico la verità, mi suonava molto polacco. Sì, diciamo che si pensa che questo sia un soggetto effettivamente italiano che fingesse l'accento, poi vedremo anche quali erano le varie ipotesi nelle prossime puntate, perché ancora dovete rimanere nel no spoiler, però non si sa ancora chi sia effettivamente l'americano. Ci sono state delle ipotesi, tra cui... quella che fosse il cardinale stesso. Ma vedremo. Transiero da Matteo? Sì, è lui. I turchi che parlano italiano lo parlano molto bene, ma gli rimane questo accento particolare, 100% turco il rapitore. Dici l'americano? Perché poi lui dice di essere rapitore anche qui. Ora, bene, l'americano fa un'altra chiamata. Dopo due giorni chiamerà l'ANSA, poi lui chiama l'ANSA, poi chiama la famiglia Orlandi per dire che ha chiamato l'ANSA. Comunque ha chiamato l'ANSA, l'agenzia di stampa che conoscete tutti, e ha detto a chi gli ha risposto al telefono di andare a un cestino della spazzatura in piazza del Parlamento, dove all'interno, sopra, adesso non so bene esattamente incastrato dove, avrebbe trovato un pacchetto con le prove che loro sono veramente i rapitori di Emanuela. Qui diventa creepissimo. Infatti il direttore dell'ANSA poi correrà, il direttore in persona, correrà in piazza del Parlamento, dove è stato indicato il cestino, e trova effettivamente questo pacchetto. Dentro il pacchetto viene trovata la fotocopia della tessera della scuola di musica di Emanuela, che Emanuela aveva con sé nella borsa quel giorno, il pagamento di una retta scolastica e Emanuela aveva nella borsa quel giorno, e una scritta a mano di lei. Ma attenzione, non è originariamente manoscritta questa scritta, è la fotocopia di una scritta. Cioè sono tutte fotocopie di
cose. Quindi non c'è nessun documento in originale. Ovvio che sono fotocopie di cose che Emanuela aveva nella borsa. Quindi, quello che ci sta dicendo l'americano non è vi do la prova che Emanuela sia con me, ma vi do la prova che io ho avuto accesso alla borsetta di Emanuela. Questo sì. E ha fotocopiato, o chi per lui, che poi gli ha passato, non lo so, o chi ha messo il pacchetto in... perché a me mi sembra una grande associazione a delinquere questa. Ha fotocopiato questi documenti, ma si è tenuto gli originali. Ma, come vedete, c'è questa scritta qui, a mano, che è a parte. Questa è una cosa che non aveva scritta e messa nella borsa Emanuela, ma dovrebbe teoricamente essere un manoscritto di Emanuela originale mandato appunto per dimostrare che lei è con loro, dove scrive con tanto affetto la vostra Emanuela. La scrittura è esattamente quella di Emanuela, quindi non soltanto i familiari riconoscono subito la scrittura di Emanuela e quindi sono ovviamente certi di parlare con i suoi veri rapitori, ma anche la grafologia, insomma i grafologi, hanno riconosciuto la scrittura di Emanuela, quindi è lei ad aver scritto quella frase. Ma io mi domando e chiedo, nel momento in cui tu devi dimostrare che Emanuela è con te, perché mi mandi dei documenti così vaghi? Perché mi mandi delle prove così, dire circostanziali è quasi un complimento, cioè perché mi mandi delle cose così non precise? Cioè anche nel momento in cui hai la possibilità di far scrivere ad Emanuela una cosa, cosa le fai scrivere? Una roba base che trovi sui biglietti d'auguri? Cioè, ma falle scrivere, per esempio, mi hanno rapita, sto bene. Oppure, ciao genitori, sono state parlando con i miei rapitori. Se avessi scritto una cosa del genere, assumeva immediatamente veridicità. Nel momento in cui... esatto, una foto della ragazza, cioè scatta lei una foto che è lì con voi. Solitamente, quando rapiscono una persona e sono davvero i rapitori che chiedono il riscatto e si fanno sentire, mandano delle prove molto concrete. Molto concrete. Qui non abbiamo molte prove concrete e quello che pensano gli inquirenti è che è possibile che questi rapitori continuino a chiedere qualcosa in cambio quando in realtà Emanuela è già stata uccisa. Aldo Moro docet, esatto, esatto. Tipo orecchie, dita, non c'è bisogno di arrivare a questo, insomma. Basta una registrazione di lei che non dica la scuola che frequenta e il prossimo anno che classe dovrà fare, ma di qualcosa di inerente al momento presente, cioè di che sei stata rapita e che ti mancano i tuoi genitori, cioè di una cosa che abbia un senso e che sia circostanziale a quello. Cioè il fatto che è troppo vago, è veramente troppo vago. Quindi, appunto, la polizia teme che questa non sia una prova valida dell'esistenza in vita di Emanuela e quindi chiedono alla famiglia Orlandi, la prossima volta che sentono l'americano, di chiedergli una prova più concreta. Quindi lo zio Mario Meneguzzi decide di fare un vero e proprio appello in TV ai rapitori e dirà: è inutile che continuate a mandare scritti, fotocopie con le tessere e che mi continuino a dire che Emanuela sta bene. Non sono assolutamente prove. E quindi fa un appello perché i rapitori mandino delle prove più credibili e concrete del fatto che Emanuela sia ancora in vita. Secondo me poteva essere ancora viva, mi sembra più materiale per sviare le indagini perché stanno ancora contrattando. E ma cosa svii poi? Basta mandare, cioè non mi chiedo che cosa svii se anziché farle scrivere tanti saluti dalla vostra cara Emanuela le fai scrivere sì è vero sono rapita mi mancate tanto, cioè qual è la cosa cambia? Mi chiedo perché le cose le devono fare di merda anche quando rapiscono le persone. Comunque l'8 luglio
Ali Akka viene trasportato dal carcere in procura per fare l'interrogatorio. E durante il trasporto dal camioncino del carcere alla procura, ovviamente lo stavano aspettando una marea di giornalisti. E Ali Akka in questa occasione dirà testuali parole. Dirà, accia, scusatemi, non ce la posso fare, accia. Dirà, sono contro l'azione criminosa, io sono con la ragazza innocente e la sua famiglia che prova tanto dolore. Io sono con l'Italia, io sono con il Vaticano. Quindi quello che lui sta dicendo è che i rapitori stanno cercando di scambiare Emanuela con lui, ma lui dice, no no, io sono contro questa cosa, non voglio essere scambiato con Emanuela Orlandi, io sono assolutamente con l'Italia, con il Vaticano, no 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 no. E poi, in quella stessa occasione, questa volta non quando scende, ma quando riesce dalla procura e torna sul camioncino, rivelerà ai giornalisti che lui non ha attentato al Papa per il suo gruppo di lupi grigi, come avete spiegato poco fa, no? I turchi nazionalisti di destra, che probabilmente volevano una guerra religiosa per un credo diverso, eccetera. Ma lo ha fatto perché contattato dal KGB, dal KGB, quindi servizi segreti sovietici. E io qua, se io fossi stata nella famiglia di Emanuela, avrei preso il tavolo e l'avrei rovesciato, perché ho detto andate a fanculo voi e tutti i vostri servizi segreti del cazzo, perché io sono un papà, sono una mamma, sono una sorella che ha perso una sorella e una figlia, ma andatevene tutti a fanculo, cioè ma che è sto casino, ma che è? Cioè, non è che sono non è la figlia dello sceicco, cioè è Emanuela Orlandi, una quindicenne che suona il flauto ed è stata rimandata in latino e inglese in seconda superiore. Dai, basta, avete rotto il cazzo. Con tanto di porco il clero alla fine. Esatto, esatto. Quindi niente, lui ha ucciso il Papa non per i lupi grigi, ma per i servizi segreti sovietici. E lui sosterrà che i rapitori di Emanuela in realtà sono gli stessi sovietici che gli avevano dato l'ordine di uccidere il Papa e che quindi vogliono farlo liberare per metterlo a tacere in modo tale che lui non dica quello che ha appena detto. Chiaro che lui non vuole essere liberato se è vero questo, quindi lui dice no no no, io no, perché? Perché se lo liberano poi lo mettono a tacere per sempre, almeno secondo quello che lui dice in quel momento. Ovvio, la famiglia Orlandi in questo momento, quando gli arrivano tutte queste notizie, cioè davanti a complotti internazionali, attacchi terroristici, ricatti tra gruppi geopolitico-religiosi, servizi segreti, si sentono completamente impotenti. Cioè, d'altra parte, il loro caso, la scomparsa di loro figlia è stata presa in mano dai potenti che stanno cosando tra di loro, e la famiglia di Emanuela è lì così, tipo, che possiamo fa? Niente, questa è la verità, niente. Non bastava suicidarlo, infatti anch'io mi chiedo, ma vuoi che veramente il KGB o i sovietici ultrapotenti, che per loro non avesse il potere di sopprimerlo in carcere quando ne sopprimono 57.000 al giorno? Che li suicidano in carcere tutti i giorni? Quindi anche qui, forse quello che ci dice il nostro Akcha non è proprio super credibile. Notte piccola e vado a nanna. Ciao Melissa, domani svegli alle 4:30, sei una pazza. Ti recupero domani pomeriggio, ma corri a letto, se la svegli alle 4:30, ti mancano pochissime ore di sonno. Buonanotte, carissima, grazie per essere stata qui con me. Ma lui non era in carcere qua? Sì, era in carcere in Italia, ma non credo che abbiano grossi problemi di confine per far uccidere qualcuno. Cioè non è che devono attraversare il confine, prendono un aereo, vanno dentro il carcere e li uccidono di persona. C'hanno i contattini loro, insomma.
Credo che sia una serie di eventi casuali, che sia, il caso sia molto più semplice, si è solo perso tra le milioni di cose ed eventi storici dovuti al periodo storico. Non credo, Ivan, sai, perché sono troppe le coincidenze che la collegano in questo. Poi vedrai con l'avanzare della storia che diventa impossibile che il Vaticano non c'entri, che la mafia non c'entri, che diventa davvero molto, molto, molto difficile. Debbie Albi, grazie mille per la tua sub, grazie anche a Denise, a Manubi, grazie mille a tutti. Marina Giacca, sì, ok, li ho raggiunti. Cianuro è via il KGB. Appunto. Comunque, il 17 luglio arriva una telefonata, un'altra telefonata dell'americano all'ANSA. Sempre all'ANSA, lui gli piace l'ANSA. E dice: vi daremo un'altra prova. La troverete nel cestino in via della Dataria. Quindi, praticamente, all'americano piace giocare a caccia al tesoro con quelli dell'ANSA. Comunque, il giornalista, questa volta non il direttore, ma va un giornalista, si precipita al cestino. Probabilmente il direttore era in ferie, era il 17 luglio, quindi immagino. Va bene. Comunque va al cestino dove trova un altro pacchetto. Lo apre e trova al suo interno una cassetta audio. Io però ho delle domande. Questi direttori dell'ANS, il giornalista, eccetera, non per farle assolutamente, non voglio fare una colpa assolutamente perché erano altri tempi, magari non sapevano. Ma è normale che aprano il pacchetto del rapitore del caso più importante del momento senza consegnarlo direttamente all'autorità, senza toccarlo? Cioè, tipo le impronte digitali sul pacco da tutelare, tipo le... cioè, no? Chiamano in agenzia di stampa, risponde un giornalista, il giornalista va, prende il pacchetto e lo apre lì. Cioè, perché non hanno voluto cercare le impronte digitali su quel pacchetto lì? Perché? Comunque, c'era questa cassetta e all'interno di questa cassetta c'è un audio super inquietante. In realtà è la cassetta lato A e B, quindi sul lato A c'era di nuovo la richiesta di liberare Ali Agca, mentre sul lato B c'era questo audio inquietante. Audio che non credo di potervi far sentire perché forse Twitch poi capisce male e mi toglie tutto. Per cui ve lo descrivo. Questo audio, all'interno di questo audio si sente la voce di una donna, di una ragazza, di una donna che fa dei gemiti, dei sospiri e non si capisce se stia soffrendo o se stia... cioè sicuramente sta soffrendo, questo sì, e sta anche forse facendo sesso, cioè sembra una via di mezzo, sembra sesso molto doloroso. Insomma, quindi ci sono dei gemiti, dei sospiri, dei respiri affannati e questa ragazza dice ripetutamente queste parole: oddio, aia, oddio, perché, Dio, perché, Dio, perché, Dio, che male, aia, aia. Così. Questo è quello. Non posso farvi sentire l'audio, però lo potete trovare veramente dappertutto, cioè basta che lo googlate e lo trovate tranquillamente. A me è parso evidente, appena l'ho sentito, ho subito pensato: questa è una vittima di stupro, cioè in quel momento viene stuprata probabilmente. E non sembra la voce di Emanuela, però loro volevano mandarla come se fosse la voce di Emanuela. Ora, poi, successivamente, i servizi segreti analizzeranno questo audio e si convinceranno che in realtà è stato estrapolato, questo audio è stato estrapolato, non vi preoccupate di fargli spoiler, poi ci arrivo. È stato estrapolato da un film porno italiano. Per cui la voce in realtà non era quella di Emanuela, ma era quella di un'attrice che stava girando questo film porno. Per cui sì, cioè non ne sono certi al 100.000%, ma direi che sono praticamente certi che sia così.
Ora non si capisce perché l'americano, tanto certo e tanto prodigo nel voler dimostrare che Emanuele è ancora viva, mandi una prova fake, questa volta addirittura fake. Quindi americano super cazzaro, assolutamente super cazzaro. E infatti viene da pensare che questo americano in realtà sia tutta una costruzione interna da parte di chi veramente aveva rapito Emanuela e aveva tutt'altro scopo nel suo rapimento. Però vedremo. Nel frattempo il Vaticano aveva obbedito agli ordini dell'americano e quindi aveva aperto una linea telefonica dedicata soltanto a lui, che lo collegava direttamente per negoziare con il segretario di Stato dell'epoca, Cardinal Cesaroli, Casaroli, scusatemi, Cardinal Casaroli. Che sicuramente ci saranno delle storie immense sul Cardinal Casaroli, ma voi sapete, non è la mia materia, quindi non ne so nulla. Per cui molte delle telefonate, raga, potrebbero anche essere avvenute tra i rapitori, l'americano che per lui, con il cardinale, e delle quali non sappiamo nulla, perché magari sono rimaste private tra di loro. Perché poi nel momento in cui vengono dirottate le telefonate da non più da a casa dell'Orlandi, ma direttamente con il Vaticano, se il Vaticano aveva veramente qualcosa da nascondere, poi capiremo di sì. Nel rapimento di Manuela, e allora vogliamo insabbiare tutto quanto, cioè vogliamo metterci d'accordo tra di noi, perché gli affari sono i nostri, chi se ne frega della famiglia della bambina scomparsa. Continuo a pensare che semplicemente qualche vecchio schifoso della chiesa voleva avere la ragazzina tutta per sé. C'è una pista su questo. E all'interno del Vaticano hanno tentato di sviare facendo un po' di bordello, dicendo tutto per non dire niente, depistare le indagini, mettendo in campo piste di ogni genere e sorta. Sì, ma questa cosa qui, Edo, succede. Non voglio dire spesso, però succede. Ma non diventano casi così giganteschi dove il Papa interviene, poi vedremo anche il Papa che va a casa della famiglia Orlandi, come se fosse l'unica volta nella vita in cui un membro del clero vuole stuprare una ragazzina? Cioè, che è l'unica volta che è successo? Vabbè, bello! Sarebbe tanto bello! Purtroppo non è così, per niente, assolutamente no. Quindi, per quello mi dico, deve essere successo qualcosa di più grave, più grosso di tutto questo. Non si muoverebbero in questo modo facendo semplicemente casino se fosse una delle tante carpita dal clero per bisogni sessuali. Per cui ne parlo di bisogni sessuali, mi dispiace se sembra una giustificazione, non lo è, ma è la verità. È la verità, la repressione sessuale crea bisogni sessuali che a volte portano alla criminalità. Basta vedere lo scandalo sui pietri pedofili che è uscito a Boston grazie al Post. Ecco, Floridian, per esempio. Ma pure in Italia, pure in Italia. Sul discorso dell'audio porno ci sono delle incongruenze. Gli inquirenti dicono che sia stato cambiato. Ora, quello originale io l'ho sentito anche nel documentario, lo si sente tranquillamente su YouTube. Non credo che sia stato cambiato. I servizi segreti lo hanno avuto nelle mani. Dicono che era l'audio di un film porno. Comunque non sembra la voce di Emanuela, ragazzi. Mettiamo a confronto Emanuela che dice vado a scuola qui, 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 e Emanuela che fa quei gemiti. Non è la stessa Emanuela, insomma. Camomilla, miele, true crime. Che carina la De Paul. Che bello, molto softly. Sono state tagliate delle voci maschili. Ok, raga, se dobbiamo addentrarci su ogni minimo complotto di questo caso, finiamo nel 2024, ve lo giuro. Quindi certe cosine le ho anche un po', no? Tagliate, perché sennò veramente andiamo avanti 18 anni a parlare solo di questo caso. La versione, diciamo, più appoggiata, brutto da dire così, la versione più attendibile è che sia l'audio di un film porno, appunto. Poi ci sono tanti dubbi sopra, ok. Ora,
Il 20 luglio arriva. Il 20 luglio è il giorno dell'ultimatum, il giorno in cui Emanuela, secondo le minacce dei rapitori, sarebbe stata uccisa se non avessero liberato Ali Agca. Quindi la famiglia Orlandi, allo scadere della mezzanotte del 20 luglio, cioè loro non potevano fare niente, cioè provate a pensare alla famiglia Orlandi che il 20 luglio, il giorno in cui Emanuela sarebbe stata uccisa se non avessero liberato quel tizio là, non potevano fare nulla, sapevano che la loro figlia veniva uccisa quel giorno lì e rimanevano così. E loro rimanevano così ad aspettare che gli avrebbero consegnato poi il corpo di Emanuela. Si aspettavano che gli fosse consegnato almeno il corpo da qualche parte. E invece, niente. Ma arriverà un'ultima telefonata, non proprio l'ultima, ultima, ultima, ma un'ultima telefonata prima dell'ultimatum da parte dell'americano. Comunque, alle 10:30 di quel 20 luglio arriverà una chiamata sempre dall'americano, ma questa volta un posto che non c'entrava niente, cioè arriva una chiesetta di Roma dislocata verso le 10:30 del mattino e alla telefonata risponde un parroco, Don Ambrogio, che a malapena sapeva chi fosse Emanuela Orlandi. Aveva letto qualcosa sul giornale molto distrattamente, ma è come se mi chiama il rapitore di, non so, che vogliamo far rapire, di Moby, ok? Cioè, Moby viene rapito e il rapitore di Moby chiama me e mi dice: "Beh, se non liberate Britney Spears, io uccido Moby, eh?" Guarda, io faccio fatica così, ti dirò. Comunque, scusate, le mie metafore sempre molto azzeccate. Comunque, Don Ambrogio ricorda che in questa telefonata è stato detto che questo era l'ultimo comunicato per Emanuela Orlandi prima che la ammazzino, cioè dicono proprio questo è l'ultimo comunicato per Emanuela prima che la ammazziamo, a meno che non liberiate immediatamente Ali Agca. No, ho preso Moby perché è un personaggio a cui voglio bene, ma non lo conosco per niente. Ora. E adesso arriva la solita mossa. Io quante volte vi dico, quando ci sono i casi che vogliono insabbiare, guarda caso arriva l'associazione con il nome dell'antica, non voglio, arriva l'associazione di turno, arriva la trasmissione di turno, arriva la criminologa di turno, che guarda caso che cosa fa con la famiglia della vittima, qual è la mossa base per iniziare a insabbiare tutto. Ti regaliamo l'avvocato, to, avvocato gratis, ale! E tutti che dicono: "Oh, grazie! Che meraviglia!" Ci credo, perché le famiglie che non conoscono questa magagna, ma abbiamo visto che è il metodo, almeno me ne sto rendendo conto, è il metodo vintage, che però nessuno ha ancora tirato fuori come merda pubblica, e quindi nessuno si è ancora reso conto che questo metodo sta continuando ad andare avanti e continuano a farlo e nessuno se ne rende conto, perché è successo anche stavolta. I servizi segreti, questa volta sono i servizi segreti a farlo. Sì, raga, è un grande classico, scusate, forse ve lo devo spiegare meglio. Quando ci sono dei casi controversi in cui la procura ha interesse, la procura o chi in alto ha interesse a insabbiare la verità, solitamente mettono nelle mani di un avvocato in combutta con loro, che ovviamente non lo dice, che arriva esatto e fa l'angelo custode. Arriva a fare l'angelo custode. E guarda caso, ma noi seguiremo tutto il caso gratuitamente perché per voi, beh, questo caso è terrificante, eccetera, eccetera. E andiamo in TV, e i consulenti, la criminologa, le cose, alla fine, ah, ma era suicidio, oppure, ma è passato troppo tempo per scoprire la verità. E guarda caso, se si va a indagare sull'operato di quell'avvocato, cosa che spesso tocca fare ad M-Team, andare a verificare questi operati di questi avvocati, si scopre
scopre che hanno volutamente e intenzionalmente nascosto delle informazioni nel momento in cui seguivano la famiglia. Quindi facevano l'interesse non della famiglia che avevano dovuto tutelare, ma bensì della procura e degli interessati ad insabbiare il caso. Quindi la famiglia che si affida a un avvocato che arriva con un angelo custode, in realtà si stanno affidando al loro inculatore massimo. Quindi vi vorrei dire... spero che non vi succeda mai una tragedia di questo tipo, non vi succederà mai, ma nel momento in cui succede, se arriva l'associazione, la trasmissione, la giornalista, la criminologa, o il tutto anche in versione maschile, anche se sono abituata a vederli in femminile, ma diffidate. Cioè, per favore, cioè, fate la domanda, ma l'avvocato lo dobbiamo pagare? No, diffidate. Dopo, diffidate. Perché, vi giuro, è peggio... È peggio prendere un avvocato di questo tipo che andare d'ufficio, cioè andare così. È peggio, perché ve lo insabbia il vostro caso, ve lo butta via nel cesso. Quindi davvero meglio farsi i debiti, chiedere un prestito per potersi pagare l'avvocato, ma non fidatevi di questi angeli custodi che arrivano. Primo, quello di chi l'ha visto. Oh, e l'ho detto, alla fine l'ho detto. Oh, basta. Comunque, che cosa succede? Stesso identico iter. Servizi segreti arrivano a casa della famiglia Orlandi e un giorno si presentano dicendo: guardate, signori miei, questo caso è un po' troppo grosso, è un po' troppo importante per gravare sulle spalle di una famiglia. Voi non siete in grado di gestire un caso così immenso. Quindi vi vogliamo togliere il peso delle telefonate. D'ora in poi le telefonate che arriveranno qua verranno girate automaticamente allo studio legale dell'avvocato Gennaro Egidio. Il padre di Emanuela subito dice: no, 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 aspetta un attimo, ma io non posso permettermi un avvocato, che cosa stiamo dicendo? Allora, gli agenti dei servizi segreti gli dicono: oh, si preoccupi, angelo custode, è tutto gratis, a quale scopo? Come a quale scopo? Perché poi le telefonate, anziché arrivare alla famiglia Orlandi, venivano direttamente girate all'avvocato in concussione con, quindi chiaramente l'avvocato comunica alla famiglia soltanto le cose che sono safe. Per cui... sicuramente non abbiamo tutte le telefonate che sono avvenute tra l'avvocato Egidio e i rapitori, l'americano chi per lui, ma abbiamo soltanto delle registrazioni di quelle, secondo me, ma secondo anche molti, di quelle safe. Quindi chissà che cosa si sono detti avvocato Egidio e questi rapitori. Fatto sta che la famiglia di Emanuela aveva una cosa sulla quale aveva un minimo di controllo, le telefonate. Perché è vero, passavano da loro, però venivano registrate e quindi poi andavano agli inquirenti. Le telefonate ora non hanno neanche più quelle. Però in cambio hanno l'avvocato gratis corrotto. E a me dispiace, perché ovviamente non è mai colpa delle famiglie, mai, perché che cavolo lo può sapere? Chi può immaginarsi un giro del genere? Ma da quanti anni va avanti questa tecnica? Troppo! Troppo! Sì, ma non ci pensi della fregatura, Cyrus, perché prova a metterti davvero nei panni di questa famiglia. Cioè, qualunque mano arriva, è una mano dal cielo. Tra l'altro convintissimi che i servizi segreti, il Vaticano, si siano mossi tutti per loro, perché in qualche modo Emanuela è speciale. Solo che Emanuela è speciale per loro perché sono la loro famiglia. E non si rendono conto che... Ma è normale non rendersene conto che quella non è un'emergenza così sentita all'esterno come per loro. So che gli hanno fatto credere, quello è il punto. Così non sapranno neanche quello che dicevano i presunti rapitori. Sapranno solo quello che gli verrà riferito. Non hanno più il contatto diretto con i rapitori. Non riescono più ad avere il controllo su questo. E questo è un grande problema.
La cosa che mi manda in bestia è il modo in cui hanno preso per il culo una famiglia che nel Vaticano ci credeva davvero. Infatti, una cosa che mi ha mandato in vacca il cervello è stato sentire Pietro che diceva che suo padre, nonché il padre di Emanuela, poco prima di morire ha detto: "Sono stato ingannato da coloro che ho servito per tutta la vita". Se ne è reso conto. Ci sono voluti anni, ma alla fine lo stesso papà di Emanuela si è reso conto che a fare del male ad Emanuela e fregarli tutti è stato proprio il Vaticano. Si può escludere così la famiglia? Ah, beh, certo, perché gli dicono: "Non è il vostro lavoro fare gli inquirenti", e quindi gli tolgono tutto. Comunque, dove siamo rimasti? Ecco, tra l'altro, cosa strana, l'avvocato Gennaro Egidio, e anche qui vi do un consiglio, vi viene proposto un avvocato, andate a vedere il suo background, di cosa si occupa, così, poi adesso magari non è così palese come in questo caso, ma in questo caso Gennaro Egidio era un avvocato che si occupava di questioni finanziarie, cioè si occupava di trattative fallimentari ed era bravo nei casi di bancarotta. Non aveva mai avuto nessuna esperienza sui crimini violenti, sul terrorismo, sui rapimenti, non ne aveva minimamente esperienza. Quindi, come mai hanno scelto proprio Gennaro Egidio, che non ne capiva niente di rapimenti e addirittura doveva essere lui a parlare con i rapitori? Cioè, era più indicata la famiglia Orlandi, che ormai avevano un mese passa di esperienza con i rapitori. Cioè, scusate. Comunque, arrivano altre telefonate dell'americano anche dopo l'ultimatum. Però queste altre telefonate, di cui si occuperà Gennaro Egidio, hanno più che altro come argomento la Mirella Gregori. Perché poi vedremo che l'avvocato, lo stesso avvocato della famiglia Orlandi, sarà anche lo stesso della Gregori. Coincidenze? Comunque, ora, oggi non parliamo della Gregori, ne parleremo nei prossimi giorni, ma vedrete che sono due casi strettamente connessi. Cosa succede il 24 dicembre? Qualcos'altro di incredibile. Il Papa in persona, il nostro caro Wojtyla, si volatilizza. Non riesco a farlo. Va a casa della famiglia Orlandi. Quante cazzate lo stomaco, un bel po'. Va a casa della famiglia Orlandi e voi dovreste vedere le immagini, il video in cui lui va a trovare la famiglia Orlandi, perché sono tutti veramente emozionatissimi. Sono tutti con le stelle negli occhi, tutti così, e quindi si vede benissimo quanto loro credano nel Vaticano, quanto loro sono convintissimi che il Papa si stia facendo in quattro per loro, che ci tenga veramente a Emanuela. Loro dicono che quando era lì a casa lui sembrava presissimo nel dolore, nel condividere il dolore con la famiglia, che davvero, insomma, sembrava dare il massimo per. No, non mi correggete le pronunce, tanto ormai sono un caso perso. Cioè, che stessero facendo di tutto per aiutarli, solo che a un certo punto qualcuno della famiglia ha fatto questa domanda: "Ok, signor Papa, ma secondo lei perché è stata rapita Emanuela? Cioè, qual è il motivo, il movente?" E lui ha risposto questo: "Noi stiamo facendo quanto umanamente possibile. Il caso di Emanuela è un caso di terrorismo internazionale." Quindi il Papa è convinto della versione di Aliyev. Cioè, sta dicendo che è terrorismo internazionale. Per cui non c'entra niente il Vaticano, non c'entra. Ok, terrorismo. Quindi ecco perché i servizi segreti. Ok. O ok.
Dopodiché, raga, non ci furono più altre telefonate se non di gruppi terroristici che rivendicavano il rapimento l'uno e quell'altro, che poi arrivano tutti, no, a dire no, l'ho rapita io, no, l'ho rapita io, ah sì, è terrorismo, allora io sono il terrorista, io sono il terrorista, io sono quell'altro terrorista. A posto, a posto. Passarono altri 10 anni senza che si sapesse nulla di questo caso, senza che emergessero nuovi indizi, nuove prove, nulla. Così, il silenzio. Provate a immaginare una famiglia che è finita dentro questo calvario, dentro un caso che era più grande di loro, che loro semplicemente volevano indietro la loro bambina, cioè che cazzo? E niente, terrorismo internazionale, Ali Agca Chaga che cerca di uccidere il papa che ti viene a casa, i servizi segreti a casa, Niente, passano altri 10 anni. E poi arriva il 1993 in cui emerge una fotografia, ma fotografia sgranatissima, in cui si vedeva veramente lontanissima, una figura di donna con i capelli scuri, gli occhi scuri, comunque somiglianti vagamente a quelli che poteva avere Manuela, ma una foto in bianco e nero, veramente sgranatissima. E arriva l'informazione che Emanuela possa trovarsi in un convento in Lussemburgo. Viene indicata questa ragazza nella foto come una novizia che sta per prendere i voti. Per cui la famiglia Orlandi, ovviamente piena di speranza, si mette sull'aereo per andare in Lussemburgo e visitare questo convento e incontrare questa donna per capire effettivamente se si tratta della Orlandi o meno. E niente, qui non sono tutti convintissimi di trovarla. Vengono tra l'altro avvisati i giornalisti, tipo torneremo, non da parte della famiglia, da parte di altri che erano con loro. Torneremo a casa con Emanuela. No, ma preparatevi perché qua è fatta, l'abbiamo trovata, l'abbiamo trovata. E invece, purtroppo, appena la mamma di Emanuela guarda negli occhi questa ragazza, capisce che non può trattarsi di Emanuela e piangono tutte e due disperatamente. Però io mi domando e chiedo, cosa che non sono riuscita a trovare come informazione, questa novizia, che non sappiamo chi è, aveva la stessa identica storia di Emanuela? Cioè anche lei era andata a scuola di musica, suonava il flauto, doveva fare il saggio. E poi è stata rapita, cioè, mi sembra strano che questa novizia, prima di far arrivare tutta la famiglia fino in Lussemburgo, non abbia detto non sono io. Soprattutto il fatto che si metta a piangere poi una volta che vede questa madre che non riconosce e questa madre che non riconosce lei come la figlia, non dica niente. No, su questa tipa non ci sono proprio info, non le ho proprio trovate. E quindi mi chiedo come, cioè, perché? No, e neanche io l'ho mai capito sto pezzo di storia, vi giuro, non riesco a comprendere. Perché se voi guardate come lo racconta la famiglia Orlandi, effettivamente lo racconta come ve lo sto dicendo io, perché l'ho sentito raccontare da loro. Ma io vorrei anche sentire il punto di vista del convento e della novizia. Perché hai fatto arrivare la famiglia Orlandi se sapevi benissimo di non essere Emanuela? Perché? Perché gli hai fatto perdere tempo e denaro in questo? Scusami, sei scomparsa a 15 anni, sono passati 10 anni, quindi ne avrai 25. Vuoi davvero che non ti ricordi di essere scomparsa dalla tua città quando andavi a Muzio? Non ti ricordi niente? Boh. Ironicamente, lasciatemi dire, se seria scritta peggio della casa di carta, sono d'accordo. Sceneggiatori incapaci, tutto sballato, non torna niente. Vero che è un caso in cui non si capisce un cazzo. Infatti, io posso dire una cosa. Mi sono stressata tantissimo. Cioè, mi sto stressando tantissimo a portarvi questo caso perché veramente è un incubo. È un incubo, non si capisce niente. Per degli ordini superiori. Ma ordini superiori, cosa? Cioè, hai fatto perdere 5 giorni a una famiglia. Non comprendo il motivo. Cioè, anche volendo pensare male che fosse anche lei corrotta, che anche lei facesse parte del depistaggio, tanto lo hanno risolto in giro di pochi giorni, quindi non. Cosa depisti? Sono passati 10 anni, cosa depisti?
Forse la novizia era stata avvisata e loro sono partiti senza avvisare il convento. È l'unica, cioè è l'unica che mi viene da dire. Sì, la tipa non sapeva, però si è messa a piangere quando ha visto la madre di Emanuela. Non lo so, non lo so. Sì, è scritta benissimo dal punto di vista dei criminali, quello sicuro, quello sicuro. Dato nel 93 scompare anche Elisa Claps, quindi è ancora più casino. Già, erano anni particolari per il clero. Ma il Caltagirone, mettiamoci dentro anche lui. Manca Marco Caltagirone in questa storia. Forse per far credere che stessero lavorando mentre non facevano niente. Vabbè, dopo 10 anni puoi anche continuare a non fare niente, visto che nel Aliakcha, nei servizi segreti, Casa Centro Emanuela. È il caso di dire porco il clero, già. Ma veniamo alla pista ad oggi più battuta e più creduta per quanto riguarda la vicenda Emanuela Orlandi. Allora, cosa succede nel 2005 a questo signore qui? Muore. Muore Papa Giovanni Paolo II. E va bene, poi ricorderete tutti i funerali con la salma lì esposta, che tutte persone pianti. Ok. Comunque, pochi giorni dopo la morte di Papa Giovanni Paolo, sarà una coincidenza, però guarda caso non succedeva nulla sul caso Emanuela Orlandi da 12 anni. No, di più. Cosa dico? 22 anni, perché 2005, 83, 22 anni. Passano 22 anni e pa, altra svolta nel caso. Guarda caso, proprio appena pochi giorni dopo la morte del Papa. Infatti arriva un nuovo testimone che lascia un messaggio alla segreteria di chi l'ha visto, che poi io mi domando e chiedo: ma perché non lasci il messaggio alla famiglia Orlandi? O agli inquirenti, o a chi l'ha visto. A posto, va bene, gente seria. Ora lasciano questo messaggio in segreteria e dicono, dice questa voce maschile, riguardo Emanuela Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Sant'Apollinare e del favore che Renatino fece al cardinal Poletti all'epoca. Quindi andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Sant'Apollinare e del favore che Renatino fece al cardinal Poletti. Ok. La giornalista che ha preso in mano questa telefonata, ha preso in mano il caso, eccetera, va a cercare questa basilica e scopre che questa basilica è questa, si trova in centro a Roma, vicino a Piazza Navona e guarda caso è proprio accanto alla scuola di musica di Emanuela. Coincidenze? Può essere. Quando cercano le cripte, trovano un sarcofago molto speciale. Un sarcofago sopra il quale, tra le fronde, un po' da spostare così, c'era un nome molto noto, Enrico De Pedis, detto anche Renatino. Renatino è stato il più potente boss della malavita romana, uno dei più proprio io. Sono, cioè, io sono fuori da tutte queste dinamiche. Sinceramente mi annoiano, mi disgustano, i poteri forti mi fanno sbrattare e non mi interessa nulla di quello che fanno, anzi è una cosa che veramente mi annoia perché non c'è un cazzo di psicologia se non "meglio i soldi e il potere". A me la psicologia del "meglio i soldi e il potere" mi fa cagare e quindi non vi porto il true crime quando il movente è quello perché vai, cioè per cui non sono proprio interessata. Ma sono sinceramente sconvolta
del fatto che è un boss della malavita che dovrebbe essere benedetto da Satana, dovrebbe essere il figlio di Satana, cioè il male incarnato sulla terra, abbia un sarcofago nella cripta. Che poi, tra l'altro, sarcofago della Madonna, eh? Cioè, non che era buttato lì in mezzo agli ossicini, no, no, con tutti i crismi, in una chiesa del Vaticano. Perché infatti Santa Apollinare, per quanto non sia all'interno delle mura vaticane, è una chiesa di proprietà del Vaticano. E nessuno può essere sepolto all'interno del Vaticano se non ha un permesso speciale o non ha contribuito facendo grandi favori, aiutando il Vaticano. Quindi, come mistero della testa di Petrarca, quando gli archeologi hanno aperto la tomba, hanno fatto varie analisi. Lo scheletro è il suo e non ci sono dubbi, ma il teschio, maledizione il teschio, non c'entra un cazzo. Il cranio di una donna, e nessuno si spiega come perché sia lì. Qualcuno si è inculato la testa di Petrarca. Scusate, io questa storia non la sapevo. Edo, ti prego, mandami un link dove posso leggerla tutta. Renatino era uno che pagava bene gli avvocati, a quello sicuro. Sì, a me piacciono i matti, raga, a me piacciono i matti. Cioè, quelli che fanno le cose per soldi o per dinamiche di potere, proprio mi sciolgo, mi faccio crescere i maroni per sciogliermeli. Boss sepolto lì fa strano. Infatti, quindi ditemi voi che guardate più Suburra, Gomorra di me, guardate le dinamiche lì dei mafiosi noiosi. Ditemi se è normale e accettabile che un boss mafioso venga sepolto all'interno di una chiesa del Vaticano. Sì, ho capito che i boss sono super credenti e ci credo anche che sono credenti. C'hanno il ciupa ciupa con il Vaticano. Ma io mi chiedo ad oggi, visto che si sa una cosa del genere, cioè io mi chiedo la suorina, il pretino e tutti i credenti devoti al Vaticano che arrivano da tutto il mondo, dal Giappone, dal Sud America, ma guardando una roba del genere non avete voglia di stare a casa vostra? No, sinceramente, ma siete veramente ancora convinti di andare a fare i Boy Scout del Papa? C'è ancora lì a venerare il Papa, c'è un cazzo di tomba di un capo mafioso sepolto dentro una chiesa di quella gente lì, eh? Ma veramente hanno ancora dei credenti in questo mondo? Serio? Cioè, che non siano malavitosi, intendo. Io, boh, questa è una fatta per sapere se dentro c'era veramente lui o era scappato all'estero? No, 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 dentro c'è lui, dentro c'è lui. Per me non è una cosa normale, no, neanche per me. Poi io sono ignorante in materia, ma allora, se noi, come dire, sembra che io sia nata dal buco della doccia, lo scopro adesso perché tutti quanti lo sapevano, no? E ma cosa ti stupisci? Quindi, scusate, se io non mi devo stupire che in Italia, nel mondo, in tutto il mondo, succedono queste cose qua, no? Se io non mi devo stupire, perché devo lottare per la giustizia? Cioè, scusate, diamo per scontato che tanto è tutta una merda, è tutto in vacca e va tutto a schifo. Allora, diamoci anche il diritto di stupirci ogni tanto quando le cose vanno di merda e non darle sempre per scontato, perché stiamo diventando un popolo, poi non succede solo in Italia, ve lo assicuro, ma parlo dell'Italia perché è il popolo che conosco meglio, anzi forse è l'unico. Cioè, siamo un popolo che ormai dà per scontato e siamo abituati a queste cosine qua. E allora smettiamola di volere verità e giustizia per Pinco Pallo, per Mario Rossi o per la Yara Gambirasio. Cioè, basta. Se tanto non ci stupiamo più di queste cose, ci tiriamo dall'altra parte. Cioè, che vuoi che sia? Tanto è sempre così. Allora non ci stupiamo più di niente, chi se ne frega, no? Non stiamo neanche a guardare gli approfondimenti, le indagini. Sì, siamo abituati alla merda, ci piace anche sicuramente, ma a questo punto basta fare quelli che vogliono la verità e la giustizia. Cioè, sediamoci sulla nostra merda, ce la spacciuliamo tutta nelle chiappe, facciamo anche un po' così, no? E poi stiamo seduti lì fino a domani, va bene? Dai.
Lo hai... No, non l'avete visto. Non lo avete visto perché c'era la tomba di Enrico De Be... Lui si è svegliato, ha fatto così e ha ucciso Giovanni solo attraverso le vibrazioni. Cioè, hai ucciso Giovanni attraverso le vibrazioni. Solo tu potevi. Appunto. Ha ucciso Giovanni solo così, scuotendo la testa. Però ricordate che un tempo erano i comunisti che mangiavano i bambini e poi arriva la chiesa per stuprarli e ucciderli. Vabbè, d'altra parte i bambini piacciono a tutti. Da me non hanno fatto il funerale a un signore che era carcerato perché è ritenuto mafioso. Raga, non l'hanno fatto entrare in chiesa e questo gli dà la sepoltura. No, vabbè, Imse, no. Che cazzo mi dici? La regola di tante è sempre così. Tanto non si può fare niente. Si dice sempre così. A merda c'è e ci sarà sempre. Che tristezza. Ma ciò, se questo è il meccanismo, andiamo avanti poco. Grazie mille a Deled, anzi a Deled, perdonami, grazie per i tuoi 13 mesi, abbiamo superato l'anno. Paperog e Clans, grazie. Grazie anche a Valeria, a Caffè Civrei, a Benny03, a Fluffsol, grazie mille. Ma avete sentito il rumore di quando scende dalle cose? Che lui è tipo un pupazzetto di quelli che quando li stringi fa il suono, no? Quindi quando cade a terra deve fare... sempre suoni. Sì, lo fa in continuazione. Ciao Mao! Vuoi un crocchino? Dai, pausina, crocchino. C'hai ragione. Qua c'è da incassarsi troppo in questo caso. Da me non hanno fatto il funerale alla nuora del mafioso. Ma che c'entrava la nuora poi? Allora, ogni volta che non vogliono fare il funerale a qualche mafioso, per favore fategli vedere la foto del sarcofago di Enrico De Pedis. Così, si sa mai. Comunque, andando avanti, oltre alla mia il mio nervosismo e al mio stupore di tutto ciò che non dovrei avere ma ce l'ho, andando alla ricerca del nesso tra appunto il Vaticano e Enrico De Pedis, e cercando qualche informazione su Enrico De Pedis in più che potesse aiutare questa giornalista a approfondire la telefonata, lei, scartabellando i vari articoli, ne scopre uno che dice che nel novembre dell'84 la polizia aveva arrestato De Pedis seguendo la sua amante, nonché Sabrina Minardi. Sabrina Minardi è stata la fidanzata, forse fidanzata non si può dire, diciamo scopamica, non lo so, amante, di Enrico De Pedis. E Sabrina Minardi ad oggi è così, ma vi assicuro che ha avuto tantissimi problemi nella vita, probabilmente anche qualche disagio fisico, psicofisico, comunque... Probabilmente prende anche farmaci, non saprei. Comunque, aveva un aspetto completamente diverso quando aveva 20 anni. Comunque, questa giornalista di Chi l'ha visto, che adesso vi do il nome, Raffaella Notarile, si reca a casa della Minardi, che ovviamente ci ha messo un po' a trovare dove abitava, eccetera. Comunque, alla fine è andata a casa sua per intervistarla. Suona il campanello. Sì, anche a me ha dato l'idea del cortisone. Io da vecchia potrei essere così. Io spero di non dover prendere tutti quei farmaci, però è vero, effettivamente cortisone fa questo. Io che lo paesino in Calabria, il prete dell'unica chiesa che c'è è il fratello di un mafioso, quindi almeno per me la mafia è collegata alla chiesa. Ah, tutto a posto comunque. A sintone, grazie per la sub, grazie mille. Tutto fatto da una giornalista. Sì, ha fatto tutto la giornalista. Ora, Sabrina accetta l'intervista di questa giornalista. Ovviamente prima ci metterà anni a portare a termine questa intervista, perché Sabrina ha avuto un passato di droghe pesanti per molti anni, ha avuto una vita travagliatissima e quindi anche sicuramente dei disagi mentali di conseguenza, ovvio, è innegabile, adesso non possiamo. È l'unica cosina psicologica che vi posso dire in tutto questo caso, quindi almeno questa lasciatemela dire. Ora,
Sabrina racconta di aver conosciuto De Pedis quando aveva soltanto 22 anni. Si sono conosciuti in un locale di Roma chiamato La Cabala e lei quando lo vede, insomma, è lui che le offre da bere, lui lo vede, lei lo vede, lui è molto affascinante, lei è molto sexy, quindi si incontrano ed escono, cominciano ad uscire, ma per lei De Pedis era soltanto un uomo molto affascinante, un uomo colto, esuberante, sicuramente non di quei ragazzi che incontri tutti i giorni, ma non aveva minimamente idea che potesse essere un boss mafioso né tantomeno un criminale. Peccato che, dopo un mese e mezzo di frequentazione in cui lei aveva il prosciutto negli occhi dell'amore, si ritrova la faccia del suo fidanzato sul giornale. Così. Pa, primo piano. E il titolo è "Ricercato per 8 omicidi". Ora, provate a immaginare voi che a 22 anni uscite con un ragazzo affascinante, per un mese e mezzo già sognate, no, il principe azzurro che sarà con voi tutta la vita, e poi vi trovate il giornale con la sua faccia "ricercato per 8 omicidi". Wow. E il fatto è che la nostra Sabrina Minardi era una ragazza molto ingenua ma anche molto drogata, e lo dice lei, pippava dalla mattina alla sera e non aveva idea neanche di che giorno fosse, di come si chiamasse. E quindi lui, cioè lei gli ha detto: "Ah, zì, ma che 8 omicidi, ma che mi sta di..." E lui le risponde: "Ma va là, ma no, ma io non ho mai fatto niente, è un errore, figuriamoci se io..." Io, ma dai, ma vai a credere a ste cose, giornalisti, pur di parlare. E lei ovviamente gli crede. Poi Sabrina racconta che nell'estate dell'83, ed era anche un periodo in cui lei si drogava tantissimo, quindi dovete tenere presente questo: lei passava le giornate nella droga, nell'altrove, nel non sto nel qui e ora mai neanche un secondo, sono sempre nel mondo degli ossetti gommosi. Quindi nell'estate dell'83 lei continuava a uscire con De Pedis e a un certo punto vengono raggiunti dall'autista di De Pedis, con il quale c'è Emanuela Orlandi, così lei racconta, eh. Però lei quando vede Emanuela la prima volta non sapeva manco chi fosse, quindi lo prende per quello che capita. Quindi il suo fidanzatino Renatino le dice che: "Tesoro, bisogna che mi dai una mano, guarda, sai, bisogna che tieni a casa tua a Torbajanica", che è un paesino a 30 minuti da Roma, e la casa non era prettamente sua, era nella casa vacanze dei genitori di Sabrina. "Guarda, bisogna che mi tieni questa ragazza qualche giorno lì a casa tua, così". E non gli dice il motivo né niente, e lei ovviamente acconsente. E dice che Emanuela è stata rinchiusa a chiave dentro una camera da letto e che veniva una signora di nome Adelaide a prendersi cura della ragazza. Quindi Sabrina era deresponsabilizzata. Quindi se vi state chiedendo perché Sabrina non ha fatto niente in tutto questo, perché Sabrina aveva una grande priorità: drogarsi e non avere nessuna responsabilità, non con la testa balzana, sempre l'altra, guardare dall'altra parte, non si voleva prendere un... non ne voleva sapere niente, non ne voleva sapere niente. Quindi ci pensa Adelaide, tanto anche sì, è vero, la ragazzina è chiusa dentro una stanza a chiave, piange, si lamenta, la sento che piange, si lamenta, ma non è un problema mio perché tanto... ci pensa Adelaide o ci pensa De Pedis. Tra l'altro Sabrina si rende conto che quando Adelaide si prende cura di Emanuela, tant'è che era Adelaide che cucinava per Emanuela, cioè portava il cibo, lo cucinava per Emanuela, faceva fare la doccia a Emanuela, quindi Sabrina non doveva fare niente, doveva solo mettere a disposizione la casa, non ci doveva pensare Sabrina e Emanuela, infatti lei non ci ha pensato neanche per un secondo. Però si accorge che questa Adelaide portava spesso delle pillole a Emanuela e che le faceva mangiare queste pillole di psicofarmaci per farla stare buona.
Tra l'altro Sabrina dice che quelle poche volte che vedeva Emanuela lei non riusciva nemmeno a stare in piedi e aveva bisogno delle cure di Adelaide proprio perché era talmente imbambolata dai farmaci da non riuscire assolutamente a prendersi cura di se stessa. Poi dirà che a un certo punto si sveglia da questo torpore della droga, non si capisce esattamente quando, ma visto che c'erano i volantini della scomparsa di Emanuela Orlandi per tutta Roma, a un certo punto uno di questi volantini lo guarda e si rende conto che la ragazza rinchiusa a casa sua è Emanuela Orlandi, quella che stanno cercando tutti. L'unica differenza che nota è che le hanno tagliato i capelli. Quindi, secondo la testimonianza di Sabrina Minardi, è stato Enrico De Pedis a organizzare il rapimento di Emanuela Orlandi, l'ha tenuta per i primi 10 giorni a casa sua, di Sabrina, tenendola drogata a livelli estremi e tagliandole i capelli per evitarle un riconoscimento. Tuttavia, Sabrina l'aveva riconosciuta. E infatti poi Sabrina dirà che quando ha riconosciuto il volto dell'Emanuela è andata da Enrico De Pedis a dirgli: oh, ma in che casino mi hai messo? Ma che cazzo mi stai facendo fare? E lui gli avrebbe risposto: ah Sabri, so tutti i giochi de potere questi, hai capito? E questa frase per Sabrina era la spiegazione a tutto. Io, cioè, vi giuro, io sono una persona distratta, sono una con la testa tra le nuvole, ho questo difetto anch'io, ma vi giuro a questi livelli. No. Insomma, dopo che ha fatto questi 10 giorni a casa di Sabrina, l'ostaggio doveva essere spostato. E quindi viene portata, sempre secondo la testimonianza di lei, in questa casa a Monteverde, in via Pignatelli, dove ci sono dei grandi ampi sotterranei. Ma non dei sotterranei che dici, vabbè, ce faccio la gandina. No, dei sotterranei di quelli che tu ti immagini il sotterraneo dove Barba Blu ci rinchiudeva le sue vittime. Cioè, è una cosa tipo sotterraneo medievale, cioè di quelli in roccia con le anelle attaccate al muro con le gratte tipo prigione, cioè quelle cose così, no? E ci sono veramente quei sotterranei là sotto, un dungeon, esatto, e sono dei sotterranei enormi che è una sorta di cunicolo fatto di questi tunnel e di queste grotte là sotto. E quindi lei dice che Emanuela era stata tenuta là sotto. No, ha raccontato anche la polizia. No, attenzione, non ha rivelato tutto solo alla giornalista. No, ha detto anche agli inquirenti. A me questa testimonianza sembra più coerente di tutte. Anche a me, per quanto in realtà sia piena di esagerazioni, di... Sapete cosa? C'è in Sabrina la volontà di protagonismo, perché molto probabilmente Sabrina si vergogna anche abbastanza di quello che ha fatto, un po' per non essere mai intervenuta per salvare Emanuela, un po' perché si sente una merda per essere stata sfruttata ed essere una pedina ed essere stata così stupida da neanche rendersene conto, per cui... Oggi che se ne rende conto, secondo me edulcora anche la storia per farsi passare un po' da meno deficiente. E la edulcora anche per darsi un ruolo più attivo in tutta questa storia quando forse non ce l'ha. No, che non c'entri nulla, Emanuela, dubito, perché sono veramente tante gli indizi che portano a Enrico De Pedis, e in quegli anni, cioè proprio dall'82 all'84, dove c'è l'83 in mezzo dove scompare Enrico De Pedis, era culo e camicia con Sabrina Minardi, che è la sua amante numero uno, quindi sicuramente se lui l'ha rapita e ci ha bazzicato, lei lo sa,
Indubbiamente. Assolutamente lullina. Ma come noi siamo abituati e diamo ormai con le spalle alzate a vedere un boss mafioso seppellito in una chiesa del Vaticano, forse in quel tipo di contesto vederti arrivare un ostaggio, una ragazzina rapita in casa tua è come noi vedere la tomba del boss mafioso in chiesa, cioè... Ah, ok, da posto, tutto normale, tutto nella norma. Ora... Lei poi racconterà di aver, e qui è quando non ci credo, ecco, questo punto sinceramente non lo credo minimamente, perché lei dice di aver consegnato di persona Emanuele, sta Adelaide, chi lo sa, di aver consegnato di persona Emanuela all'uomo che poi l'avrebbe detenuta dopo che è stata nel giro della banda della Magliana. Allora, quando le spese sostenute per lo spostamento del corpo da parte del Vaticano, parlane. Quando ci arriviamo, sì. Ma De Pedis che anno è morto? Oddio, non lo so. Nel 90. 2 febbraio del 90. Ricordiamoci anche la droga che girava al tempo era bella forte, creava una dipendenza molto molto forte, ti faceva uscire veramente dal centro del mondo. Non è come la dipendenza odierna che comunque ti fa tenere la centralità, è cambiata la composizione della sostanza a livello di intensità della molecola. Al tempo si moriva facilmente anche per questo, ti faceva uscire fuori, ti poteva uccidere in pochi mesi. Quindi se lei pippava così tanto, ciao! Eh sì, pippava tanto, 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 tanto. Perché ha aspettato il 2005 per parlare? Bella domanda. Perché sono successe un sacco di cose interne con la banda della Magliana, cose delle quali, vi prego, non chiedete a me di raccontarvele perché vi giuro mi annoiano tantissimo. Non ce la faccio. E quindi poi lei ha bazzicato per un sacco di tempo. Penso si sia fatta anche del carcere. Non ho idea. Ogni volta che mi dico, dai Buga, vai a cercare su Google cosa ha fatto Enrico De Pedis, chi è veramente... Vi giuro, io vi porto tutto, ma questo mi fa venire il latte alle ginocchia, non ce la faccio. Poi lo capite quando una cosa non mi appassiona, non appassiona neanche voi. Comunque, che cosa racconta Sabrina Minardi? Racconta che l'ultima volta che ha visto Emanuela è stata in occasione di quando lei stessa l'ha consegnata al suo, che lei sappia, ultimo detentore. Ovvero... Quella sera De Pedis le dà l'ordine, proprio le dà questo incarico, di guidare una BMW, una macchina BMW, per accompagnare Emanuela fino al benzinaio del Vaticano. Io qua comincio a non crederci più tantissimo, fino a sopra ci credevo, qua. Dove c'è una... almeno lui, Renatino, gli dice, ah, ci sarà una persona con una macchina targata Città del Vaticano che aspetta che tu gli consegni Emanuela e poi la porterà via. Ora, quindi, Sabrina fa entrare in macchina Emanuela e fa il tragitto di tutte le mille curve, la strada delle mille curve, per arrivare fino là al benzinaio della Città del Vaticano. Che da quello che ho capito, cioè ce n'è uno di benzinaio in Città del Vaticano, all'interno delle mura intendo. Chissà quanto costa la benzina lì? Cambia? Che voi sappiate, cambia il costo della benzina se fai il rifornimento dentro Città del Vaticano? E infatti anch'io, Beppe, sono la stessa domanda in mente in questo momento. Comunque... Sabrina la carica in macchina e dice che in quel momento ha pensato anche di farla scappare, ma la poverina era talmente intontita, talmente drogata, che non riusciva neanche a rispondere alle domande base. Non paghi le tasse. È scrausa la broda del Papa? Non credo che sia uguale alla nostra, ma semplicemente non ci paghi delle tasse sopra.
Comunque, arrivano, almeno secondo il racconto di Sabrina, arrivano al benzinaio. A questo punto gli si presenta una Mercedes nera, targata appunto Città del Vaticano, dalla quale esce un, e cito letteralmente quello che dice Sabrina, un prete vestito da prete. Io vi giuro quando ha detto è uscito un prete vestito da prete, io ho volato, cioè proprio là, così. E dice che questo prete era il classico vestito con i bottoncini, no? E il cappello con la fesa lesa, tesa, quella parola lì, larga. E che avrebbe fatto scendere Manuela dalla macchina, si è caricata sulla macchina e si è dato. Quindi, secondo la versione della Minardi, Emanuela Orlandi è stata presa da un prelato, da un alto prelato. No, questo se l'è sognato. Secondo me ha sentito una telefonata con qualche complice. Poi, fattissima, si è addormentata e ha sognato di essere lei quella che guidava. Anche secondo me. Oppure se lo sta inventando per avere un ruolo un po' più di protagonismo, no? Che roba assurda consegnare così un ostaggio a una persona come se fosse un sacco della spazzatura. È orribile. È davvero orribile, ma tanto, cioè, queste dinamiche, se anche lei sta mentendo, in realtà purtroppo dobbiamo considerare che queste dinamiche esistono, che magari non è stata lei a farlo, è stato un altro, però esistono. È come i due bravi ragazzi con la faccia da bravi ragazzi. Esatto! Madonna, cosa mi hai ricordato? Avevo rimossa questa cosa. La benzina al Vaticano costa circa 0,98 centesimi al litro. Grazie Floridian! Ormai Floridian è la nostra enciclopedia. Chissà che cosa avrà nella testa la Minardi, porretta, avranno zoo di ricordi, le scime urlatrici le parlano alle orecchie. Esatto. Allora, io, ragazzoni, sinceramente mi fermerei qua, perché sono passate 3 ore e mezza, il mio cervello comincia a sciogliersi, il caso è molto complesso e io devo finire di lavorare anche adesso, stasera, per voi però domani. Quindi, la gallina per la pipitone. Ah, sì, tipo. Quindi, quello che vi posso dire è che nel 2006, sulla base di queste rivelazioni di Sabrina Minardi, anche la procura ha riaperto il caso Emanuela Orlandi. Quindi, sempre per dire, non è soltanto che abbia parlato con i giornalisti, ma ne ha parlato ovviamente anche con le forze dell'ordine, altrimenti non avrebbero riaperto, no? Così. Vaticano compri anche farmaci, spesso introvabili, a prezzi bassissimi. Ma scusami, io posso andare in una farmacia del Vaticano a comprare cose a prezzi diversi? Posso fare la benzina dentro il Vaticano? Cioè, posso usare il Vaticano come un frontaliere? Cioè, male. Comunque, ragazzoni, vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me. Vi aspetto domani alle 20:30 che andiamo avanti, eh? Mi raccomando, vi voglio tutti, eh! Vi voglio tutti qua, assolutamente qua, domani 20:30, mi raccomando.